c'è 10 a momenti. Ci siamo? Sono partito anch'io, sì, ci siamo, Io non so se si eccoci. vede adesso. Ci siamo, ci siamo. Io no, non ci sono, non Rai sono qui. nell'ansia che mi stai mettendo, però. Ma perché? Ma ci siamo, quindi. Noi ci siamo, noi ci Ma siamo. ci siamo, è incredibile Lo questo, vedete? mamma Ci mia. siamo. Sì, vedi? Guarda che bella grafichina, eh? L'ho fatta in 5 minuti, non come Rainer, Facciamo così. una settimana. Facciamo così. Una settimana! Buonasera, Respected Mirmo! Come stai? Mamma mia, di averlo spammato Che fatica. nell'universo. Grazie, Just. Poi ce la rendiamo. Sì. Buonasera, scrive Rainer. Ovvio che scrivo Buonasera, Lorem. buonasera. Buonasera, Lorem. Mamma mia. Non vedo l'ora di disegnare Buonasera. Mane. Sì, Io non so se mettere un pochino di Spotify sotto, no? Così ogni tanto ci fa sentire anche un po' di pubblicità. ma non tutta la playlist su YouTube lo fai a bestia, Ah, remixando ti a dici di brutto cazzo. così? Ma Sì. Cincinnato, un Ma buonasera, questa è una caro. bellissima idea, Sì, Just. lo buonasera, mandi sì, lo mandi in gruppo grazie col per sacco le copyright. sue. Grazie per Adesso li fa. Io li sto già facendo tutti gli shoutout. Lei può dire lo stesso, signor Quack. Ah, anch'io faccio gli shoutout adesso subito. Non ci avevo pensato. Attenzione, attenzione. Non ci avevo pensato. Dice tanto di me, signor Quack, però Ma alla stia fine lei zitto. non è tanto diverso da Just, mi un venga. salame. Ale, io ti chiamo Just, mi viene più comodo. Anche perché poi c'è l'altra Ale, se non mi confondo. Allora, seguite Va tutti il bene, canale di White. Mnemosine. White, va bene, White e Just. O Eileen, preferisci Eileen? Dai, Eileen, dai, va meglio. bene, Just. Just, se ti viene. Eileen. Povera. No, ho messo la telecamera virtuale, cosa sta succedendo? E Ecco, se. così impari. Così impari, ti sta bene. Vedi cosa succede poi? Dopo essere Karma, è il stata karma. lunga. Se mi vieni un attimo in chat. No. Ti shoutattino veloce, se no mi Carino. diventa complicated. Precipitata una tartaruga. Instant Allora, karma. faccio la Buonasera, signor Jack, non generosa ancora e scritto. lascio il follow al signor Quack. Grazie, White, per il follow. Si figuri, messere. Ma ricondividerò appena finisce la live. Ah, grazie. Il panico. Eileen, sei venuta in Ok. live? No, non è venuta. No, Come? non ti non riesco a taggarti in chat. Ma Ma non ti come? vergogni, Quack? Perché? Dovevi vergognarmi, scusami. Perché appena entro nella tua live c'è la pubblicità, cioè tu nella pubblicità i tuoi VIPs. No, Ma male, devi darmi i male. soldi se non vuoi la pubblicità, scusami. Allora. No, Lest, l'audio! Di nuovo! No! Che è successo? Eccoti, eccoti! Ok, Sei ritornata! tornato, ok. I'm alive! Passate anche dal canale di JustEileen95. Grazie. Non Sono chiede ridotto, tanti sto soldi. zitto. On fire. Perché dillo? Perché sono la Toscana con cui te la puoi prendere, vero? Ma me la prendo con tutti. Giuro. Intanto io saluto anche dall'altra live il signor Matt e il signor che non riesco a leggere perché è scritto di verde sul Cincinnatum. Cincinnatum. Buonasera, buonasera. Ciao, Cincinnatum. Ciao. Perché Cincinnatum? Noi siamo in live, cioè siamo in due live contemporaneamente. Ciao Krakenovi, ben arrivato. Voi sullo schermo vedete la chat di Quack in maniera tale che possiate interagire gli uni con gli altri. Ciao Lady, ben arrivata. Siamo una trenata di persone Buonasera, praticamente. buonasera. Esatto. Quindi se volete vedere anche gli altri andate sul link di Quack, continuo a spammarvi il link di Quack così Ma lo potete entrare sprammi anche ovunque. voi. Come si scrive? Ha Anch'io. scritto Quack Quack, non Quack però sempre. Anch'io faccio il Quack Quack. suo. Buonasera, Oh. buonasera a tutti. Rainer TV, Sono. giusto? Sì, proprio così. Devo ammettere che sono abbastanza emozionata. Ma stia Oh. tranquilla. Ma tanto siamo una branca di non si sa neanche bene cosa, c'è tartarughe, papere qua. Sono curiosa di sapere che cosa riuscirà a partorire la nostra mente. Ma lo Ma vedremo. tipo, tu White, Viene quindi la sai nostra disegnare mente. tipo a differenza mia, giusto? Oh Ti faccio Cristo vedere beato, aiuto. che cosa sto facendo, aspetta, eh. Io Allora, non le so fare le cose. allora ragazzi, questa è una live dove siamo solo streamer, quindi non Ma potrete che partecipare, Tera. È vero. bello! Vero. Scusami, Ciro. Sto facendo le fan art delle skin, una delle skin nuove che sono uscite su League of Legends, ovvero le skin Oh, della bello! Congrega, e ho iniziato con Ari della Congrega. Bello! Il bello è saper fare le cose, tipo, a differenza mia. No, Tutto quello scusate, che tocco muore.
Scusate se vi interrompo, ma ringrazio Lady Obscura per il follow. Un quack per te. Quack, quack. Perdone, devo farlo. Ma sembra veramente di avere una papera in cuffia. Davvero? Quack, 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 quack. E adesso fatelo voi. Fatelo voi. No. Vale lo ha già fatto, se non mi ricordo male. Infatti. Però ce lo rifai adesso, che discorso è? Meglio non rifarlo. Invece sì. Cambiato le pile al mouse, non è servito a niente. Quando possiamo, Dodge, noi possiamo partecipare. Allora, ragazzi, non credo, cioè, non lo so se a fine live magari facciamo un partitone grandissimo con tutti quelli che vogliono partecipare. Magari potremmo farlo. Però per adesso la serata la faremo tra di noi, anche perché è stato un casino assurdo. Soprattutto per te. Vabbè, ma allora io arrivo con tutte le cose pronte, le cose mie. Arriva qua che devi fare questa cosa. Ma no, devi farla. Vabbè. Hai detto tu che sono il leader. È il boss, è il boss. Hai detto tu che sono il leader, tu non lo puoi fare. Sì, è vero, però non era questo che mi aspettavo. No, un pat pat per Ray. Grazie. C'è una domanda di... Il regista di Boris. Sì. Merda, sei il merda, sei. Grazie, seppia. Grazie qua per darmi... Allora, intanto signor qua che... Cioè, allora, lei sta parlando tanto adesso, però vedremo poi quando ci sarà da disegnare. Cioè, adesso iniziamo, grazie Eileen per il fatto. Non ti ho neanche ringraziata. C'è una domanda di Mirmo, che intanto Alorem dice che, Valeria se non fa il quack deve lasciare la live. No, ah, devi farlo, che me l'hai fatto. Non riesco. Prova, dai. Qua. Ma sforzati almeno. Una papera che non ha di essere una papera. Ma perché Vale ha già la penna in mano, non vedo l'ora di disegnare, lo vedo. Già perché pronta. Lei vuole flexare. Buonasera, il fatto. Ben arrivato. Loro hanno le penne, io ho il mouse della Trust. Io ho il mouse verticale, pensa te, non è manco Trust. Come il mouse verticale? È Avic, è vecchio. Mostra. Com'è, oh mio mouse Dio, verticale? Ma che cafonata. È comodissimo, ma come cafonata? È comodissimo, io vorrei un mouse verticale da gaming senza fili, non esiste. In che senso verticale? È verticale, guarda. Lo tieni così. Tu? Ti metti così? Che adesso sembra tutto storto, ma perché dovrebbe stare sul tavolo? Tu ti metti... ma non va, dovresti vederlo sul tavolo. Due. Mi ricorda Scream Movie 2 questa cosa. Sì. Benissimo di questa cosa. Cosa faccio? Sei sicuro? Cioè che questa cosa funzioni per davvero? Non mi fa più male il polso da quando lo faccio. Vi giuro. Compratelo. Vi do il link, attivatelo dal mio profilo così mi date i soldi. Non scherzo. No. Non ve li vuole dare Rainer i soldi. Sto scherzando. Comunque. Mouse allora, verticale no, da gaming. Critica. Bluetooth voglio. Dici. Prego. Una critica molto importante. Quack. Io ho messo il mio sfondo viola, mentre tu c'hai il nero sotto, quindi vergognati. Ma dove? Non ho preparato di me. Ma io non la sto... Io ho messo il viola in parte, sennò sarebbe stato nero. Perché anche lei l'ha tagliato così? Io purtroppo ho uno schermo con una risoluzione un po' ambigua, quindi... Perché lei è un po' ambigua di suo. Grazie per il complimento. Voglio vedere quella cosa che mi ha detto lei, se è vera oppure no. È verissima, ho messo lo sfondo viola dove mettere la sua chat. Guardi. E vabbè, se Predo dovesse arrivare... Se Predo dovesse arrivare... Okay. No, non si può fare. Me la guardo un attimo dal portatile. Ma perché ho dato il potere a Quack di far partire la partita? Buonasera Icarus, ben arrivato! Aloha! Buonasera anche a Krakenovi, provengo dal canale della signorina White e dalla live di Ray, buonasera! Oh. Buonasera. Krakenovi mi sa santo tipo. È arrivato anche Sab, Comunque la domanda di Mirmo era a bruciapelo per tutti gli ospiti, quindi quasi tutti noi. Quanti cavalli potrebbe comodamente contenere la stanza in cui vi trovate? Oddio. Nessuno. Se ce li stipo 25. Tanto... Ma come 25? C'ho tutta la stanza dietro. Ma... se togliessi tutte le cose ci starebbero 25 secondo cavalli. Secondo me sui 18 stanza. Cavalli ci entrano qua. Ma con o senza pianoforte? Senza pianoforte. Da senza me pianoforte. Basta mettere il pianoforte in cavallo. Non di più, 3. Numero perfetto. Però aspetta, no, tipo... Ma anche uno sopra l'altro?
Io ho fatto l'altro triplica. Cioè, proprio allevamento intensivo di cavalli, quindi che non hanno spazio vitale, stipandoli tipo mattoncini del Tetris, e secondo me 18 ci entrano qua. Oddio. Metti il pony lì in fondo, tipo dove c'è il basso, però è sempre un cavallo, dovrebbe andare bene. 13, da me 13, li ho contati. 13, contati tu. Li ho contati tu. Grandezza naturale o pony? No, grandezza naturale. Ah, allora no, sì, ci battono il capo i cavalli da me. Vabbè, ma li metti con la testa piegata, che è il problema? gli dai il volta ren. Comunque, e giro, mi capita? Iniziamo? Grazie per il follow, Just. Comodamente, comodamente, sì, sì. Aileen. Ma volete iniziare davvero? Vabbè, oddio, siamo da 24 minuti che stiamo facendo preparazioni. In realtà era tutta una scusa la mia, perché ho iniziato a fare preparazioni. Cioè, continuavo a preparare cose intanto che abbiamo continuato. Infatti. Ah, ma è pronta o non è pronta lei? Pronto? Io sono prontissimo. Allora andiamo. Intanto ringrazio Krakenovi per il follow. Quank, quank, quank. Mi chiedono di dire quack al contrario. E come... Kauk, kauk, kauk. È difficilissimo. Ma, possiamo partire? Ma chi è? Alorem è diventato. Ma come Alorem è diventato papero? Ma scusami, Alorem, ma eri già papero. Che fai? Hai tolto il follow e l'hai rimesso. Sei un pazzo criminale. Iniziamo. Ah no, una cosa devo fare. No. Oh mio Dio. L'idea è. No, perché lì mi aveva dato un'idea favolosa, ma ho capito perché non l'avevo mai fatto. Non me lo ricordo neanch'io, che idea si è andata? Di YouTube con la musica sotto. Ah, ok. Il problema è che mi entra nell'audio delle del coso e poi non lo posso togliere. Ah, ok. Così dovrebbe andare meglio. Dai, allora iniziamo? Sì. Siete pronti, ragazzi? Sì, signor capitano. Non ho sentito bene. Sì, signor capitano. Oh. Siamo carichi, siamo carichi. Allora. Come si gioca? Come si gioca? Lei scriva una frase. Mi raccomando, non quelle cose che abbiamo detto, eh. Non so cosa scrivere. Ce l'ho. Fatto. Bellissimo. Questo è bellissimo. Questo è bellissimo. Tutti. Krakenovi, siamo tutti streamer. Nani? Cosa è successo? Nani, ma chi l'ha detto? Guastafeste? Mi ha fatto paurissima. Grazie per il follow, Guastafeste. 5 parole per il Guardia di Fondi stasera? Beh, White Soul Art, Quack Bros, Mnemosine, Just Eevee, perfetto. TV. Ma come faccio a fare questo? Scusami. Ah, mi trema tutto. No, è meglio quest'altro. Si vede? Funziona tutto bene? Che casino. Aiuto. Oh, che succede, Krakenovi? Perché scrivi oh? Cosa sto facendo? Ma non mi ricordo com'è vestito. Bello usare CTRL Z. Si può usare CTRL Z? Sì. Ma è incredibile sta cosa. Ma io sto mouse lo devo cambiare. No, sto disegnando con l'iPad sub, è giusto per dirti. So che sono bruttissimi, ma fatevene una ragione. Non c'è il tempo per fare le cose belle. Buonasera, dipende! Bacini. Per te. Sono bruttissimi. Sono brutti forte. No, aspetta, no. E non riesco neanche a farli. Ho sbagliato qualcosa qui nelle dimensioni. Fatto. Si capisce, dai, si capisce. È stato bravissimo. Ho fatto uno dei disegni più brutti della mia vita, io. Come è scomparsa...
Che detto? Non vale la tizia che è scomparuta? Usa la Apple Pencil? Ma come scomparuta? Che vuol dire? Krakenovi? No! Era Vale che era scomparuta. Allora, meglio di così non riuscivo. Oddio, cos'è sta cosa? Che cos'è? Oddio, ma come si scrive? Aspetta. Un vuoto di memoria. Scomparsa di nuovo? Come odio? Krakenovi, che hai? Odi l'Apple Pencil? Vale, ce l'hanno con te, mi sa. Come anche ti difendi? Perché? Perché dice che usi l'Apple Pencil? Come si fa? Cosa? Oh mio Dio, ma com'è? Ma com'è possibile? No, devo comprarmi l'Apple Pencil, ho capito, via. Giusto per giocare a questa roba qua. Ho bisogno di un riferimento. Io sono curioso di vedere i disegni di Vale. No, sono orribili. Te lo giuro. Ma bugiarda, bugiardissima. Giuro. Ma guarda come sono bravo qui! Ma non si può zoomare? Sarebbe bellissimo poter zoomare. Senza zoom qua, col mouse, il delirio. Non giudicatemi, signori, in chat. Che bravura, ragazzi, un mostro. Sono diventato un mostro di disegno col mouse verticale. Sono i disegni che facevo io con Paint alle elementari. Come si chiama il canale delle due colleghe? Glieli shoutato subito. La signorina al centro è Just Aileen. La signorina sulla destra, sempre signorina, Vale? Concentratissimo. È mnemosine. Dimmi, Al. Non sento Alessia. Neanche io sento. Cosa hai dubbi? È vero, sì, si vede soltanto le labbra. Bellissimo. Muovere. È bellissimo questo. Ma perché lei fa la ventriloca? Ventriloqua. Ventriloca? Ventriloqua. Se Pac Bros avesse fatto la live di settimana scorsa, Garti avrebbe studiato i capolavori fatti col mouse. Ma sub. Ma vergognati. Non c'eri. Lip sync. Non le fare, Al, non le fare. È solo una cosa stressante, te lo dico. Ma che è sta roba qua? lo so, Matt, purtroppo è così. Se Pac forse avesse fatto la live settimana scorsa su Gatti, guardo questi miei capolavori fatti col mouse, è vero, Sab. Ma anche i miei disegni erano belli alla fine. Questi invece sono brutti. Non avessi una webcam? Oh, allora è un casino. Ci siamo al verdetto, ragazzi. Ci siamo? Sì. Siamo? Possiamo partire, delirio? Oddio. Comunque ve lo dico, è di una fatica... Fare questo, parlare con voi, leggere la chat, leggere anche l'altra chat, è veramente il delirio. Mi sentite? Ora sì. Ora sì. Sì. Quando emetti anche dei suoni ti sentiamo. Adesso non ti sentiamo più. Lip sync di nuovo. È vero, è la verità. Signor Quack, quando vuole può partire. Vado? Adesso ti sentiamo. Quando ti lamenti ti sentiamo, Eli. Ah! Prova a dire una cosa seria. Dimmi una cosa seria. Star Wars episodio 9 è molto bello. No, si è sentito. Procedo anche col racconto. Vada. Che parla la voce. Vuoi. Pronti? Via. Sì. 13 cavalli in una stanza. L'ho scritto io. Ma guardate.
Ma sono dinosauri questi. 13 dinosauri 13. Fanno la fila alla mezza infatti... della prigione. C'eravamo quasi, dai. Bellissimo. 10 ramarri carcerati che vanno alla mensa. Un diplodoco nel mezzo. Bellissimo. Io non so cosa sia un ramarro. Come non so cosa sia un ramarro? Cos'è un ramarro? Un ramarro con tre R. No, Alessia, non adesso, ti sentiamo. Adesso no, se non emetti i suoni. Ma perché la vita? Eccoti, sei ritornata. Quando ti lamenti ti sentiamo. No, sei risparmiata. No, non è mutata, non ce la fa. Com'è possibile, tipo, la mensa fatta in prospettiva anche? Cioè, non... Ma perché è bravissima, Vale, tu non hai capito. È una cosa incredibile. Ma lei streama arte. A parte che si sta sgretolando come Thanos. Si vede. Davvero? Sì, in live da me sei sgretolata come Thanos, però. No. Vabbè, ognuno ha i suoi. Ma io la vedo bene. Tipo. Sì, lì la vedi bene. Chi non si vede, chi non si sente. Vabbè, lasciamo. Andiamo? Andiamo a... sono tanti Carletto di Sofficini che portano prodotti al banco. Sì, li per... Adoro la frase di Ramarri. Effettivamente. Andiamo avanti. Andiamo. Mosca con tromba che balla su di un filo. Ok. Carina, carina. Una mosca suona la tromba su un filo. Guarda che bello il mio. Uno scerino che gioca a golf. Ma come gioca a golf? Ma c'era la nota musicale. Scusa. Ma mi sembra una buca da golf. La buca da golf, ma dove? In prospettiva, guarda, sembra una da golf in prospettiva. Che Vale ha fatto la mensa in prospettiva. Io ho fatto la buca da golf in prospettiva. Però è vero, sembrava un sacco. La mosca è fatta benissimo, però. La mosca very small. Ma quante zampe hanno le mosche? Io ho iniziato a fare righe a caso. Non ho idea, ne avranno 4, 6, 8. Credo 6. Qualcuno lo sa? Perché non c'è idea. Pride quando serve? Ecco, Vale, tu lo sai? È Pride. Cosa? Quante mosche ha un moscino? Quante zampe ha una mosca? 6. E 6 lo danno come numero... 6, dicono 6. Numero sei, più quotato. Ci accogliamo 6. Che 6 sia. Proseguiamo. Voto 10. Proseguiamo. Un aereo si riscalda in microonde? Ho già capito cos'è. Beh, microonde fuori. White. Un avocado che è stato appena tolto dal microonde. Dai, si è già riscaldato. Mi è troppo brutto. Un mini demogorgone morto fuori da un forno. Mayumi. Vabbè. Un mini demogorgone. Sembra un demogorgone, però minuscolo. È un po' sì. Quanto specifico. Ciao, Just Fires. E io sono abbastanza specifico quando faccio questi giochi. Una volta ho giocato un gioco del genere dal vivo, col foglio e carta, e ho scritto... Sì, Pictionary! Sì, esatto, e ho scritto un bambino attraversa sulle strisce, sulla seconda striscia, mentre passa una station wagon targata. No! Così, così. Mamma mia, ma stiamo scherziamo. Shrek che suona la tromba. La tromba è stata quotatissima. Shrek che suona insieme a Chucky. Effettivamente, l'ha capito. Non so come ha fatto, ma l'ha capito. Ma cosa in faccia? Shrek colpisce C. No, non ci tengo. Chi è C? Scusa. Come Vale? Perché ti ha spaventato a morte il disegno? In realtà ho perso tempo a capire cosa fosse il giallo a destra.
Ma poi scusami. Una piolina usata come arma contundente. io farei però un sondaggio. Qual è il ciuchino più brutto? Il mio o quello di Rainer? Ma i denti poi. I denti sono uguali. Ma il mio è sorridente perlomeno. Abbastanza. Non ce la posso fare. Non ce la posso fare. Il mio è più brutto, ma come? Oddio, andiamo avanti. Il tuo come Shrek. Vabbè, il mio ha poco Shrekchezza. Un po' Shrekchevole. Io sono stata abbastanza unicorno cattiva. Fatato che vomita arcobaleno. È stata cattiva, sì. Ah, era fatato. Beh, bellissimo. Bello. Ci sta. Un unicorno alato vomita arcobaleno su un prato. Io non so fare gli animali, ora vedrete. Ma il tuo sta soffrendo. Ma soffre. Un unicorno vomita arcobaleno. Sì. Dai, ci sta. Ma almeno è più... Ma poi ha le ali da mosca. Me l'ero dimenticata. E quindi ho fatto la cosa più veloce del mondo. Ho fatto due righe così, cioè ho fatto due righe in mezzo. Vai. Lo stanno torturando. Oddio. Non ce la posso fare. Ho male alle guance. Adesso non è la prima volta. A me fa male. Mi fa male tutto. Ce n'è ancora uno? O sono finiti? Ah, no, sono finiti. Sono finiti. Oddio. Ricominciamo allora. Sì, ricominciamo. Vai. Devo decidere cosa fare. Quello è il problema più grave. Io oggi ne avevo pensata una, ma non me la ricordo più. Cosa devo fare? Scrivo quello che mi viene in mente sul momento. Estremamente specifico, estremamente stupido. Forse è il modo giusto. Mamma mia. Ci sta. First time, Mirmo, no. Ah, forse per White. No, White ci aveva già giocato. Giusto? Sì, ci ho già giocato. No, non è first time, ma è come se fosse sempre la prima volta. Sì, non sono riuscito a scrivere in italiano. Non importa. In che senso? Ma come stai giocando sta roba? Ho bisogno di una reference. Ma come... Ok, adesso mi impegno. Dire... Ma non disegna, ok. Qui si vedranno tutti i miei studi di prospettiva in questi anni. Allora, fermi tutti. Ma no, io sto facendo una nuvola gigante di schifo. Allora, facciamo così. Ma l'arancione non c'è? Sì che c'è. Ma che ne so. È vicino al rosso. Ah, ma non sembrava, ma qua è il nemico. Stiamo giocando tutti insieme, scusami. Il nemico. Oh, con lo scudo sopra di esso. No, aiuto. Che casino. Che casino. Ciao chef, ben arrivato. Come stai, caro? Ma come fai a leggere mentre disegni? Spiegamelo. Alzo la testa. Sei bravissimo. Però è un po' pelosino, a regola. Te l'aspettavi da me, eh? No. Quanto tempo c'è ancora? Abbastanza. Pochissimo. Ah, le dimensioni contano. Non contano. No. Non si capirà mai che cos'è. No. Non si capirà. L'altra leva. No. L'altra leva. Ce l'ho fatta! L'ho finito in tempo. Io non so che cazzo ho fatto. Apocalisse nel 2012. Flor reale. È perfetto, bellissimo.
Che diamine è questa cosa qua? Il secchio, usa il secchio. Ok, fatemi leggere i suggerimenti. Non lo so, non sono sicuro. Non sono sicuro. Ok, mi piacciono i suggerimenti, mi piacciono. Devo soffiare il naso. Che cos'è sta cosa? No, devo disegnare! Che... Ma tutti hanno la stessa idea? Scusami. Ma come lo disegno? Come cazzo lo disegno? No, aspetta. Mi è venuta un'idea carina. Perché tu hai idee e io sono qui che tiro le bestemmie e basta. Come funziona sta cosa? Si capirà niente, ma ci provo. Madonna, cosa sto disegnando? No! Oh mio Dio, è diventato più grasso di quello che sarebbe dovuto essere, mi dispiace. Porca miseria. Mamma mia, pizzeria. Come li faccio questi? No! No! I'm not ready! No! Non ho un cazzo di senso! No, le gambe! Boh, raga, io non... Giuro che ho fatto del mio meglio! Cazzo! Ok, perfetto! La bandiera! La bandiera, avevi ragione, allora! La bandiera, non ci ho pensato! È venuto così! Ma come no? Da Mettorino, mamma mia. Ah, c'è una pizza. Detail! Mamma mia. Cosa vuole da me, Detail? Quante gambe ha questa cosa? No, è l'altra chat, Kazan. Cosa sta succedendo? Ma cosa ha detto della... di Quack Bros? Ah, ok. E questo che viene? No, modifica! No, Pirelli! No! Appena in tempo. Ok. Appena in tempo. Io non so cosa... Finiti! Mamma mia. Perdonatemi che mi soffio un attimo il naso, perché altrimenti adesso, mentre rido, succede il disastro. Ho troppa ansia qua. Perché? Perché faccio ansia? C'è troppa velocità, io non sono Saetta, McRainer. Ma dove la faccio l'ansia? Perdona. Sono qua, mi stavo soffiando il naso. Eccolo. Cura di paglia, Detail. Ti meriti un quack fortissimo in faccia. Quack! Sono uno starnazzo. Erano gambe, va bene, erano gambe. Partiamo? Vai, allora va. Super Mario fa la fila alle poste per spedire una cartolina. Oh, che bello. Bello. Ma vale, è sempre bravissimo. Super Mario alla posta. Ok. Ma così incredibile è che io ho fatto il disegno. Quante gambe aveva Luigi? Mario 3. Luigi in fila alle poste che non funzionano. Tipo, quante gambe vuoi? Sì. Tutte. Ma da notare la quantità di dettagli che hanno messo sia Rainer che Vale in quel poco tempo.
Soprattutto Vale, cioè Vale ha fatto anche le bretelle. Cioè, pazzesco. È vero. Pazzesco. Tu hai fatto la prospettiva, sì. E anche i colori... I colori sono stato molto bravo. Se posso muovere una critica, mancano i baffi. Anche... lo so. Io li avrei fatti... Colore, dai, io avrei fatto i baffi anche sulla nuca, per farlo capire. Hai ragione, qualche ragione. Andiamo avanti. Piedini confondi. Piedini. Ma perché uno era bianco, scusami? Funghi sul piede, Umpa Lumpa, minuscoli sul pezzo. Umpa Lumpa! Vedi che ha capito? Erano forzini, un piede fungoso con un calzo. Con un calzo? Oh, stavo finendo di scrivere. Adesso ho scritto il tempo. Tipo ho detto, ma come cazzo li faccio di un Umpa Lumpa minuscoli? No, ma l'hai fatti benissimo! Che ha un pennello scimmiato. Sono uguali a quelli di Rainer, li hai fatti benissimo. Mamma mia. Guarda. Chi te l'ha detto? Che cosa mi ha detto cosa? Dei miei calzini, dei miei funghetti. È solo un culo dopo tutto. Bellissimo. Lavatrice con gli gnocchi. Voglio scrivere gli... Prima la centrifuga. Lavatrice triste. Bellissimo. Che vuole mangiare gli gnocchi. Come fare. È stata bravissima White. Mamma mia che brava. Lavatrice che vuole gli gnocchi invece di lavare i panni. Questo è andato bene. È andata bene. Sì, esatto. È andata abbastanza bene. Questa era l'idea che mi era venuta nel fare proprio lo blog della lavatrice triste, come se fosse una bocca. No, ma sei stata bravissima. Ma tu stai disegnando col mouse? No, anche perché per scrivere così bene col mouse. No, sto usando la tavoletta grafica. Ecco. Era una pittura rupestre la mia scrivania. Ma esatto. Solo io e te, Eileen, siamo col mouse? Sì, ma te hai quello verticale. Sono bravi. Ma infatti tu non mi vedi, ma io disegno così, tu non mi vedi. Mi sto disegnando così. Così. Oddio santo. Forza con i suggerimenti, signori. Api militari che invadono la Russia. È andata bene questa? Vabbè. Ma quanto era una militare. Lea poi stanno militare. Invadendo la Russia. Lea poi. Vabbè, c'ho la testa di una piccina, non mi viene fuori. perché... invadono la Russia. Oh, si è capito! Infatti. Ah, perché la terra è coperta al 70% d'acqua, no? La Russia è grande. È il resto dalla Russia? Il resto è la Russia, il 30% del pianeta. È bellissimo. La bandiera poteva essere una soluzione, effettivamente. Ma non ci avevo pensato. Oddio. Fatti un giro. Soddisfatto che si sia capito bene. Maia in un fiore. Cosa è? Fatica? Non mi fanno male guardi. Ma perché mi hai disegnato l'altra? Che fa capire che era Maia. Mi hai mandato il morisco. Ma guarda che ti sei... Le coccinelle stanno sui fiori belli. Oddio. Matteo, ben arrivato. Buonasera, chiunque arrivi. Ma io ho fatto l'altra per far capire che era Maia quella a sinistra. Ma che è una? Perché parlava, gli ha fatto Maia per salutarla. Mi credo non fosse la freccia. No, avrei fatto una freccia, avrei fatto. Vero. Ricordata dopo. Perché, ma come si chiamava l'amico dell'Ape Maia? Perché stavo cercando di ricordare questo. Si chiamava Billy. Billy? Ape Inca. Ape Inca. Ape Inca. Ape Inca. Buonanotte, Lady. Ben, grazie per essere passata. Buonanotte, Lady Obscure. Ciao, buonanotte. Quack, quack. Mirmo, scrivi, premili una volta sola, sennò ti escono doppie. Vero. Russia. Altro giro, okay. Altra corsa? Ovvio. Allora, questa...
Non so se la conoscete. Tutti conoscono Mr. Prido, no? Sì. Sì. No. White, no. Ah, Vale, era l'altro streamer che doveva esserci stasera ma che non c'è. Ah, okay. Ah sì, 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 sì. Vediamo. Io uso le suggerimenti. Fatto. Allora, ok. Questo da parte di Cincinnati. Provaci, Mirko. Il suggerimento di Sabairis. Ragazzi, chi coglie la quello che ho scritto, vi adoro. Cos'è vicino della reference. Ma che hai detto Mr. Pacco, bravo di te. Ma, ma io come paura di fare questa cosa qua. Mi scuso per i traumi che causerò alle persone col mio disegno. Mi è già da ridere per il mio. Io non sono sicuro di quello che sto per fare, però. Neanche io. Non so disegnare! No! Help! Bom bom la bom bo, cia, cia, cia. Così non si capisce, però. Come faccio? Con gli occhi. Sto muovendo il mouse a caso perché non so cosa fare. Facciamo così. Ah! Ok. Non posso vedere la sta cosa. Proprio nella vita non si può vedere questa cosa. Che cosa sto facendo? Cosa sta succedendo? Halt! Direi che si capisce abbastanza il mio disegno, spero. È orribile. Ok. Aspetta, mi sono dimenticato una cosa! No, il tempo no! È finito il tempo! Dannazione. Erano arancioni. Merda, ho sbagliato, ragazzi! No! Perfetto, identici, identici, meraviglioso, sì, sì. Perfetto. Zubrar, mi piace come nome. Ma come l'ho scritto, mouse? Oddio. Oh mio Dio. Allora. Ma che cos'è questo? Ma io non so che cos'è. No, no, dai, ho bisogno della refa. Aiuto! Ce la puoi fare? No, che schifo. Che cazzo ho appena disegnato? No, ma perché? Mannaggia alla Franca. Franca sarà, non lo dire.
Ma come faccio? Mi serve una referenza anche a me. Ma non esiste il viola in questi colori. Vabbè, prendiamo questo. Non era vero, non era la cosa giusta da disegnare. No, non si capisce un cazzo, raga. Non si capisce. No! In che senso sta suonando tutto? No! No! Soddisfatto. Sono soddisfatto perché all'inizio... No, all'inizio non mi veniva, adesso sono molto soddisfatto. Ho sbagliato tutto nella vita. Tutto. Prontissimo. Tutto. Ma non è, no, non è VIP. Perfetto. Ma Detain, no! Io non ho capito che cosa sia. No. Ah, ci sono le webcam, no! A coprirlo? Vabbè. Ah. Non le posso spostare, ragazzi. Non importa, tanto lo vedete quando siamo alla fine. Questo l'ha fatto Vale sicuramente. Questo l'ha fatto Vale sicuramente. Allora ho fatto bene Detail. Boh, così. L'ho fatto bene allora. Abbiamo già finito? Mamma mia, sempre. Che ansia. Oh, mamma mia, oh. Aiuto. Chi è che scrive Quackbora? Oh, queste parolacce incredibili. No, queste parolacce cosa sono? Ma la borra è un vento. La borra? La borra. Fa schiuma ma non è un sapone. Esatto. Andiamo, procediamo. Vada. Let's go. Ma Praido che piange mentre guarda la gang giocare a Gartic. Ops. È uguale. È lui. Quick piange della schifità Gartic Foin. Ma come? Quack Brest piange. Quack sob. Quack sob. Che ci fosse che fosse Gartic Foin, però mi ha fatto il riempimento. È diventato tutto nero ed è scattato il panico. Ah, ti ha riempito tutto? Piero Quackgela. Piero Quackgela. Comunque... Vale aveva disegnato benissimo Mr. Pride nonostante non l'avesse mai visto. Tu sei riuscito a confonderlo. Sì, sì, assomiglia. Ma perché ero indeciso. Vale. Poi l'hai fatto? Vale ha fatto la prospettiva di tutto. Io invece ero messo sul computer, il telefono. E Lynn ha messo io davanti allo schermo col computer girato al contrario, però. Infatti stai perdendo. E il pianto ha riempito lo schermo, tutto azzurro. Esatto, ma ci dovrebbe essere la cornice blu, la cornice nera, e però ho riempito tutto, non riuscivo più. Mancano la barba e gli occhiali da boss, è vero, è vero. Comunque la faccia che ha fatto Vale è la stessa di Mr. Pride quando perde a ping pong. No, ma sai cosa mi ha confuso? Sai cosa mi ha confuso? Mi cosa? Confuso il fatto che i capelli, perché Pride ha 5 volte i tuoi capelli, quindi ho detto vero. Cavoli. È Quack, non è Praido. Quello è vero. Quello è vero. E poi Eileen mi ha fatto coi capelli grigi, va bene. No. Ha le cuffie, bravissimo. Assassino che manda un bacino. Tutto ino. che faccia? Sembra una chiave. Che guarda in camera e fa lo cagna maledetto. Ma White bravissima. Bravissima White. It che fa l'occhialino. Mamma mia, meno male non ho dovuto scrivere perché se lo disegnavo io era la fine. Mamma mia. Pennywise che fa l'occhiolino da molestatore seriale. Esattamente. Bravissima, bravissima anche White. Invece il tuo Rainer sembra la serratura di una porta. Basta, basta questo Rainer shaming. Un po' di Rainer shaming ci vuole. Un fenicottero motoscafo. Bello questo. Un fenniscafo che va velocissimo.
peccato. È bellissimo. Fenicottero va in vacanza sul motoscafo. Dai, il motoscafo è rimasto, Ombra, grazie per il follow. No, stasera giochiamo solo noi streamer. La prossima volta volentieri, Ombra. Purtroppo stasera hai beccato la serata dove ci eravamo organizzati da secoli per fare questa cosa qua. Eh sì, è da parecchio. Grazie per il follow, comunque ti faccio un bel... Quack, quack, quack. Comunque, li voglio un attimo rivedere perché me li sono persi. Io non posso andare su da qua. Mi piace che il fenicottero motoscafo di Aileen muova chissà cosa dietro il piumaggio. Non so come fai la schiuma. La borra volevi fare. Ah, no, ho esagerato. Ti è piaciuto Cincinnato con questo? Ma mi piace il mio fenicottero, l'ho fatto anche con la zampetta alzata. È venuto bene. Oh, sembra Oh, l'ho fatto col mouse verticale, eh. Altra qualità. Tanta roba. Siamo su un altro livello, proprio. Ma alziamo le mani. No, e poi io faccio un fenniscafo. Vericast match robotic. Non so dove deve essere. Cincinnato ma ha provato, Quack. Hai provato? La ringrazio. Grazie mille per il follow, Ombra. Grazie, Aileen. Ma che carino. La maglia con scritto Boia De. Che disegna col mouse verticale. Col mouse ho scritto. Bravissimo. No, mi dispiace. Che cos'è? Ma disegna uguale. Con la lingua di fuori col mouse verticale. Ma con quel baffetto che sembra qualcun altro però. È uguale al tuo. Mi dissocio. Vale, cosa fai? Vale mi vuole far bannare. Ma si vede. Oddio. Bellissimo. Di White ancora. Anche quello di White è molto carino. Sì. Yumi ti ricorda di bere, grazie per il follow. E io nel dubbio bevo. Yumi, io bevo, alla tua salute. Ma è un signorone o un signorino? Non si sa. Yumi, e allora noi beviamo, alla tua salute. Dimmi, Al. Tant'è che si beve. Sembrano i tuoi baffi? Stavo flexando il mouse verticale, sì. Mamma mia. Ragazzi, anche questo è bellissimo, comunque. Sembrano i tuoi cazzo di baffi? Troppe domande le vostre, Yumi, ma infatti non chiederemo più nulla. Berremo e basta, alla tua salute. Oddio. Io ho scritto... Ma, comunque l'unico che ha scritto bene mouse è Aileen all'inizio. Poi io mouse, io ho scritto mouse e te hai scritto mouse. Vabbè, troppe domande le vostre. Scusami Yumi, scusami. Mouse. Vediamo. Tigre palmare. Ah, qui sono andato in difficoltà Tiger, io. Doveva essere Taiga questa cosa? È vero. Esatto. iPad modello Tigrotto. Grande Vale! Bellissimo, Rain. Bellissimo. Grazie. iPad tigrato che ruggisce. Oh, si è capito. Si è capito. Io che quando ho finito di disegnare l'ho inviato, mi hanno scritto in chat. Ma la tigre è arancione, non è gialla. Anch'io giallo. Tutti gialla, ma in realtà è arancione, è vero. Ciao, gamer. Giusto, ha capito che mi riferivo a Taiga di Toradora. Esatto. Madonna. Ma se tipo fosse capitato a me subito avrei disegnato Toradora e sicuramente nessuno ci avrebbe capito niente con le mie doti da grandissima disegnatrice. Troppo ricercata, ti dico. Che bellezza. Tante reference animesche, animose, giapponesi. Che bellezza. Mi risoffio il naso. Mi caschi benissimo, mi sono laureata in giapponese proprio, ste minchiate qua è il mio. Tu pensa, no, minchiate che non lo sono. Tu pensa, lei si è laureata in giapponese e poi quando parla no, ne mette suoni. Non mi hanno doppiato. L'hanno doppiata, ha chiamato un giapponese a doppiarla. Lei muoveva la bocca. Ah, ci vediamo ci parvaccia. Minna. Una domanda, Zach. Le tigri sono arancioni a strisce nere o nere a strisce arancioni? Le nostre sono gialle a strisce marroni. Abbiamo risolto.
È verissimo. Sono verdi e strisce viola, esatto, cincinnato. Comunque, io ho scoperto che... Sapevate che la zebra ha le strisce nere per un motivo fisiologico? Cioè? In pratica servono per tenerla a temperatura ottimale, perché stando sotto il sole tutto il giorno le strisce nere si scaldano di più di quelle bianche, e quindi questo crea un movimento di aria intorno al corpo, una roba del genere. Perché ci sono delle zone più calde e delle zone più fredde. Un ciclone ambulante. Sì, noi abbiamo i venditori ambulanti sulla spiaggia. Ecco, loro non le zebre. Sono le zebre. Vale, lo sapevi? No, non lo sapevo. E adesso lo sai. puoi flexarlo. Oddio. No, come si ricomincia? Aspetta. E che volevi fare? Scusami. Allora. Non so cosa scrivere. Vabbè, il tuo procedimento. Cosa ci scrivo? Mi guardo intorno alla ricerca della felicità. Sì. Sempre. Oltre ad aiutare la mimetizzazione, certo. Ovviamente loro vivono in delle zone che sono piene di cose bianche e nere. Cioè, le zebre si mimetizzano bene in mezzo agli Juventini, infatti. Oh. Bellissima questa. Rana? Questa è stupenda, ma la disegnerò su. Ma questa è di fuori. Oddio, so chi l'ha scritta questa. No, ma io no, non voglio disegnare questa cattiveria. Difficilissimo. Ah, ho capito cosa ti è arrivato, mi sa, White. Ma come faccio? Com'è fatta sta bestia? Gli sto facendo zampe casuali. Non sono importanti le zampe. Meno male, perché il fatto che non si possa zoomare è devastante. Ah, il fatto che io non sappia disegnare è devastante. Sperrotte. Che diamine di diamine. No! Ma perché? No! Mi è saltata la connessione, siamo pazzi? Puoi rientrare se clicchi sul link. No, perché spero di essere sempre in live. Ti vedo. Ok. No. Ma io gli animali li faccio più o meno tutti uguali. Non scrive più. Ok, sono tornato. Come? Ok. Panic. Maron. Cosa sta succedendo? Non penso si facciano così. Sì, no, allora, ma è vero, no, ci avevo pensato succede? Pure io. Che succede? Ci avevo pensato. No. Che diamine è? Mi è crashato Gartic. Rientri. Il link ce l'ha. Ma che cazzo è questo? No, ho sbagliato il link. È questo il link. Ok, ce l'abbiamo fatta. Sono sicuro di aver scritto bene. Al, forse avevi ragione tu. Ci accontentiamo. Oh mio Dio, questo è difficile da disegnare. Ma perché non so disegnare gli animali quando me li scrivete?
Ah, vabbè, basta farlo da sopra, giusto. Che delirio. Perché tutti gli animali a quattro zampe li faccio come i cani io? Di grazie. L'ho rotto un po' il pattern. Ho fatto un po' un disastro. Si capisce, dai. No. Non nemmeno. Di Minecraft. Quanto tempo ho? Troppo poco! No! Ma sento tipo dei rumori dall'oltretomba. Sì, anch'io. Ma chi era? Non ho idea. Era mio papà. Di chi? White. No, di già. Non so che cazzo ho disegnato. No, dai, questo ha senso. Questo ha anche abbastanza senso. C'è questo attimo di silenzio in cui tutti sappiamo che stiamo contemplando il nostro esatto. Sì, sì. Siamo tutti in difficoltà. Ma che è? Qualcuno mi ha messo il follow, chi è? Wissits! Grazie mille per il follow, Wissits! Quack, quack. Buongiorno, semmai buonasera. Come va la vita? Buonasera! Benvenuto. Come va la vita? Va tutto bene, lei? Grazie per il follow. Ma è iettabile, Sam, non lo so. Zeta Rizets, come è difficile da pronunciare. Grazie per il follow, grazie guarda, mille. Quack, quack. Grazie a Non Sono Balgio per il follow. Madonna, che bella voce. Ti chiamerò Davide, allora. Ti piace la mia voce? Grazie per il follow. Quack, quack. Come state, ragazzi? Che voce, ragazzi. Sei un doppiatore? Studio doppiaggio. Ci si prova. È la verità, Quack lo fa. Per quando io parlo di lip sync, in realtà ho Quack che mi doppia. Prova a muovere la bocca. Ehi. Aspetta, però, un attimo. Non era pronto. Vai. Devo anche pensare a cosa dire. Vai. Mi chiamo Alessia, ma tutti mi chiamano Just Aileen. Streamo su Twitch. Uguale. La voce di Eren Jagger? La voce... perché non l'ho visto l'anime, ho letto il manga. Mi ricorda... Devi urlare. No, Armin! E si può continuare. Quindi... Ma va avanti. Giganti, numero uno. Non l'ho visto. Il protagonista di Black Clover. Eren Jagger, no, zitte, prego. Posso venire su Discord? No, siamo su OBS Ninja, Davide. Perché ci nascondiamo. Però vi invito a entrare su Discord. Adesso, ragazzi, andiamo avanti un attimo. Seguimi su IG. Entrare su TG. Tutto GGG. Il gigante gigantesco grosso. Gigantoso. Il film di Spielberg, GGG, gigante grosso. Sfoggi i comandi, già che ci sono. Ma li sfoggi. Li sfoggi. Sì, ucciderò tutti i giganti dal primo all'ultimo! Esatto. Così? Se no sì. Può farlo anche con una voce un po' più...
una voce un po' più. Ucciderò tutti i giganti dal primo all'ultimo. No, questo è malissimo. Come White? Adesso Just dice la frase di Eren ma in giapponese. Vai. Quale? Quale? Ucciderò tutti i giganti dal primo all'ultimo. Esatto. Perché la mai non ti tipo non penso di averlo mai visto. No, allora. Non per il meme. Vabbè. Intanto mi chiedono di sfoggiare la mia voce, quella un po' più bassa. Ma signor qua, in caso deve sfoggiare le sue voci, può anche sfoggiare. Ma lei vuole sfoggiare cosa? I piselli, non ho capito io. I disegni! Perdono, ho capito male! Ma come? Chiedo venia, chiedo venia. Piccolo spot pubblicitario, invito tutti i nuovi follower a seguirmi su Instagram e Telegram e anche su Discord, anche se non lo uso. Fine spot pubblicitario. Dai, andiamo avanti, proseguiamo, che sennò qua poi mi menano. Vabbè che sono il leader, però... Aileen che si laurea in giapponese senza emettere suoni. Vediamola. Ah, era senza emettere suoni. Sì. Aileen laureata, ma è senza sottotitoli e nessuno la capisce. Grazie mille, Zizek, per il follow. Ma... Dante con i capelli lunghi prova a decifrare la divina comma. Ma scusa, ma come si faceva a capire che era Aileen? Scusami. Lo so, c'hai ragione anche tu, però... Oh. Mi dispiace, Slender. Questa è la serata di streamer. Siamo 5 streamer. No, no, stasera ragazzi giochiamo solo fra di noi perché siamo già 5 streamer, forse arriva anche il sesto. Semmai la prossima volta giochiamo insieme, ragazzi. Esatto, esatto. Semmai la prossima volta giochiamo insieme. Semmai la prossima volta ci sarà. Ma aspetta che non ho capito cosa hanno scritto. Qualcuno ha scritto qualcosa... Ora per la battuta fai il bravo e bevi e ingoi tutto. Ma Yumi! Ma che domanda? Hai detto troppe domande, mi diceva adesso. Confidenze qua, lo sapevo io. Prima le ho chiesto se è un signore e una signorina, mi fa troppe domande. E allora? Allora. Comunque è bellissimo questo Dante. Mi piace che Vale non finisce mai le frasi. C'entrava. Oddio, ma a me questa cosa non è mai arrivata. Guarda come sono stato bravo con tutti i mini Shrek. Rane che acchiappano le mosche. Grazie mille per il follow, non sono baggio. No. Ho fatto le rane. Rane ortissime mangiano mosche innocenti. Rane ortissime. Cosa vuol dire rane ortissime? Ok. Non riesco a scrivere. Così impari a usare l'iPad. Lo so, dai, la prossima volta, Zrizez. Come nessuna connessione. Rane omertose. Anche a me mi era saltato un attimo. Proseguiamo. Allora c'è tu il problema. Anche a me era saltato un attimo adesso. Nani sulle rive del fiume è un pollo sacrificato da R. Benson. Da R. Benson, ma come si fa a capirlo? Lo so, ma come fai? Infatti non l'ha fatto, giustamente. Mosca viene impalata e gli elfi la piangono. Ma è l'elfo cuoco? Un elfo che fa le mosche al girarosto. Raga, io ho letto che la... invece che la piangono, che la mangiano. Ecco perché lui è lo chef. Esatto, invece che piangono, ho letto mangiano. Oddio. Oddio. Rane omertose. Oh, che carini. Ti è piaciuto Sab? Sab si è soddisfatto. Cosa ha scritto? No, Sab aveva fatto questa richiesta. Ah sì? Sì, okay. Era la richiesta di Sab, questo disegno. Oh, ma tutti che vogliono entrare a giocare con noi, Incredibile. Tartaruga volante a motore. Come sono impegnato. Ah, ecco cos'era. Però non ho avuto il tempo. Ma hai messo anche la firma in alto a sinistra? Dare il fumo. Ah. Guarda il pattern. Tartaruga che scorreggia fame. Non c'era il tempo. Oddio. Dai, però mi ero impegnato. Mi ero impegnato. Comunque il carapace è qualcosa di incredibile. Sì. Mi ero impegnato io però a fare la tartaruga. Ah, ma è una citazione da Naruto, Wissits. Sì, è citazione di Madara. Ok. Ci ho messo un'ora per leggerla e poi non capivo che cosa fosse.
Mi piace il pattern che ho fatto. L'ho rotto un po' a un certo punto. Sì. È curioso. Voi avete... Voi avete... Anche il suono è specificato. Il suono, perché è onomatopeica. Oh, voi avete le penne, l'iPad, io ho il mouse verticale, mi adatto. Giustamente, il mouse verticale ha le sue difficoltà. Mantide che pratica il kung fu. Ma a me questa amica mi è arrivata. Ma come no? Ma no. Mantide combattente. Vabbè, dai. Okay. Sei diventata carina. Ma non mi era... il titolo, il grillo parlante forza una formica a combattere. Il grillo parlante forza una formica a combattere. Come? Oh Dio. E sembrava il grillo parlante tutto contento. Grazie voi Sitz per il follow. Benvenuto. Palesemente il grillo parlante, ragazzi. Uguale, cioè palesemente lui. Cuba era lui. Oh mio, ma che siete matti. Oh Dio. No, ragazzi, ma ti era brutta bene Eileen. Eh sì. Cioè, stranamente aveva un senso. Che sì. È un fatto storico questo. Io qua fare le cose. Qua vorrei muovere una valentera. Vorrei muovere una lamentela. Una valentera. Vorrei muovere una lamentela. Vale che non si è impegnata, secondo me, in questo giro. Quella della mantide. Perché fa tutto benissimo qua. Ha fatto il grillo parlante stilizzato. Aveva poco tempo. Ma poi, aspetta, mi ha allenato ora le antenne mega lunghe. Ma infatti il grillo parlante. Sembra un grillo giullare. Ma come giullare? Ma è felicissimo. Perché è giulloso. Perché è giullare. Perché è giullare. Beh, ok. Perché giulla, è lui. Ah, ok. È perché giullare effettivamente. Se la giulla un po'. Se la giulla un po'. Allora, perché mi piace. Mi piace, allora ce l'ho messo. Semplice allora motivo. Te lo regalerò io. Mio personaggio preferito. Come? Ah, sì? Sabaku no Gara. Cosa mi regali? Niente, io non so nulla. No, dai, hai detto che me lo regalavi. Adesso lo voglio. Sabaku no Gara. Ma qui ci sono anche altre modalità. Sì, fai una niente fretta così abbiamo la tranquillità. Sana. No, ma... quella anche che si fa solo i disegni, che si deve... Grazie mille, Sabaku. Fare i disegni, che è bellissima, secondo me. Replica dovrebbe essere. Aspetta, stavo guardando un attimo cosa c'è. Replica è un sacco carina se è quella. Non perdere la concentrazione, prova a replicare i disegni mentre l'orologio accelera. Va bene, grazie Cincinnatum, buon riposo. Animazione perché che cos'è? Starti. Buonanotte Cincinnatum. Animazione non lo so, è nuova. Non l'ho mai fatta. Vale. Wissitz ti ha scritto che a me quel disegno sembra un grillo che sta sfidando una scorreggia. Io non me lo farei dire. Non me lo sarei fatto dire. Sembra tipo un grillo verso sportivo, una roba del genere. Allora quale facciamo? Replica? Sì, dai, replica ci sta. Sì, dai. Lo studio fa male, sono d'accordo. Non studiate, signori. Non ho capito com'è replica, però. Vediamo. Cioè, devi memorizzare il disegno. Oddio, che cosa faccio? Cioè si parte col disegno praticamente. Esatto. Ma è che complicato. Sbaglio sempre. Non mi tocca di rimediare. Ha bisogno di una reference? No, non vale, è così. Invece sì che vale. Un mega braccio. Dai. Oddio. Spero si capisca. Seri dubbi che si capisca. Non si capirà mai.
Ah, ho fatto un errore ad accettare di farli così gli omini. Come si chiamano la replica? Ah. Come hai fatto? Come hai fatto? Le sto sudando. Non è vero. No, facciamogli. Che casino. Mi hai riempito tutto di colore, in che senso? Ok. La sentite la concentrazione, no? Siamo concentratissimi. Come se, come se stessimo facendo cose belle, cioè che nel mio caso ovviamente no. Non è importante. Sì, sì. Tipo voi starete sfruttando il tempo per fare robe che hanno un senso. Io qui sono zitta. È tutto chiaro, Mirmo? Che cosa? Cosa, scusami, Elin? No, ho detto, io sono qui che mi sto Ciao pensando. San, ben arrivata, come stai? Ciao, bellissima. Non posso bene. Buonasera a tutti quelli che sono arrivati. Vediamo se così la capite. Solo per colti, eh. Madonna. Per conti? No, no, perché gli è venuto un coso giallo qui? Non deve essere giallo, no. Errori sono stati compiuti. Fatale l'errore fu. Sì, sì, fatalissimo. Fatality però. No! Oh, no! No! No, 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 no. Proprio no. Proprio no. Mi piace moltissimo il mio disegno. E ringrazio Kazan per il suggerimento. Noi stiamo bene, direi. Come state, ragazzi? Bene! Male! Come male? Come male? Sto lottando contro il tempo. Io vedo Vale concentratissima, iperconcentrata. Non so che cazzo sto tirando fuori. Vale è concentratissima. Si deve riprendere dalla mantide. È una questione di orgoglio ormai. Dobbiamo dircelo chiaramente. Esatto, Mirmo. Ma chi è in realtà? Chi è in realtà? Si capisce. Leggete il nome della squadra. Replica, praticamente tu disegni qualcosa che devono replicare gli altri. Dopo che finisce il tempo ti compare il disegno degli altri che devi replicare. Alla fine riusciranno delle repliche degli album. Oh, praticamente dovete tenere sempre lo stesso argomento. Devo disegnare. Memoria, memoria. Ah, ok, ok, ho capito, ho capito, ho capito. No, non lo dica, non lo dica, Mirmo. Fatto bene, ma siete maledetti. Ah, devo ridisegnare. Ho capito. Devo memorizzarlo. Devo disegno questo. Questo l'ha fatto qualcuno che sa disegnare. Ma il mio è stato difficilissimo da replicare, secondo me. Avevo già dimenticato. Il mio sarà difficilissimo da replicare. Non mi ricordo più com'era fatto. Memoria inutile. Io vabbè, io non... Oh, raga, vi prendete quello che sto disegnando. Grazie Os per il follow. No, cosa è successo? Come così così? Cosa succede, San? Ma è già finito il tempo? Ma io non mi ricordo come si fa. Sono crashato. No, Vale, rientra. No. Non cioè... entrare okay, no, Vale.
Sei frizzato qua, HD. Mi sono frizzato? Cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Sì. C'è della debolezza. Ok, questo penso di saperlo fare. Vediamo se riesco a far ripartire la webcam. Ma io ti vedo live. Sì, ma mi si è frizzata la webcam in live. Ecco, è ripartita. Tutto a posto, ragazzi? Okay. Ah, sì, ora ve lo so. Sono frizzato, grazie, Mirmo. Conta il nome giapponese o quello italiano? Quello... No, vabbè, quello italiano va bene. Ma è finito il tempo, io stavo ancora leggendo la chat! No, no! Vabbè, ma è sempre più veloce! Ma che cazzo è? Grazie! Come fai a sapere che l'ho fatto io, scusami? Ma perché manca tutto! Ecco, fatto, bellissimo, identico. A me è arrivato un freddo. Senti l'ansia, come mai, San? Che succede? Dai, adesso ti facciamo passare la bella serata, perché qua... Ma non mi ricordo che cosa c'era qua. È troppo veloce, troppo veloce. Mi sono impegnato tantissimo per fare il mio disegno. Ma chi è che ha fatto questa cosa bravissima? Forse era questo il tuo disegno qua, sai? Cos'è? Devo farlo uguale. Ecco, identico. Ulelala. Sto piangendo. Sì, aspetta di vedere cosa succederà dopo. Mi fa male il dio. No! Grazie, Wissiz. Sì, sì. Abbiamo sempre meno tempo, sempre meno tempo. Croissant. Non me l'aspettavo. Il meme del discorso sempre più contorto, è vero, Sitz. No, abbiamo capito, Sitz, abbiamo capito. Grazie. Mi sento male, ragazzi, perché io mi sono reso conto di quello che ho disegnato alla fine. E quindi siete pronti? Bastri Melemet, siamo tutti d'accordo. Anche nella mia chat. Era Oliver Hutton. No, era Oliver Hutton. È vero. Con le gambe te stortissime. No, no, era finito il tempo. L'ho rifatto. Oddio. Posso fare di là che perlomeno non tappa i disegni. Quanto minimal. Secondo me è Vegeta. Guarda quanto è dettagliato il mio. Però sono fiero, di aver fatto una cosa così dettagliata. No, infatti, super bello. Ma è bello vedere il procedimento da uno all'altro. Sì, sì. Prima era Mark Landers, più o meno. Poi sì. È diventato Sonic. Poi è diventato un quadro astrattissimo di quelli, sai, che ti mettono un po' inquietudine. E poi è fatto da me, infatti. Bello, perché l'ultimo è felicissimo. Esatto, saltella. Sonic. Poi ha perso le emozioni, tipo. Sonic. Questa modalità è bellissima. No, che diavolo è questo? Leone il cane fifone. Sì, vabbè. Scusami, Vale. In una puntata dove ci sono i gobbo e sono le campanelle insieme. Adagio, adagio, diventai malvagio. Io non sapevo più cos'era. È diventato tipo un ancora vivente. Un birillo. Un birillo, ma cos'è? Un birillo con due... Ma i punti interrogativi sono bellissimi. Un fungo. Sto male. Ma che la faccia che fa tutto qua, che è bellissimo. È tipo... La testa, no. Mi ammazza. Oddio. Ma la testa che è, tipo, il corpo sempre più minimo, ma la testa sempre più grande. Hai riguardato il mio, ho messo una faccia completamente random. Ah, sì, fatto, bellissimo. In realtà c'era un sasso di là. Questa sto sudando. Questa modalità è bellissima. Bellissima. È assurda. Ma poi i punti interrogativi sono geniali. Non ho tempo. Punto interrogativo. E non c'è l'effetto.
La testa volante. Adesso mi ammazzo. Oh, grande White. Ma come? Era Batman. Ma bravissimo. Batman con la mitragliatrice. Bravissimo. Il mio. Si è diventato un attacco scarica di fiuti tossici. Ma cos'è? Cos'è quello scorpio? Cos'è? Cos'è? Sto piangendo. Cos'è? Non siamo mai. Il mio povero Batman. Signor Kazan, per lei questo. Lo guardi, oh, lo guardi, no. Signor Kazan. Sto piangendo. Dovevo fare un lanciagranate, però era venuto bruttissimo, quindi ho fatto la mitragliatrice. Invece mi ha dato uno sparacoriato di subito. Sì, vabbè, ma guarda i fiuti tossici che diventano robe. Ma cosa hai disegnato? Cosa hai disegnato qua? Cos'è? Cioè... alla faccia anche grembiule questo di qua che non guarda tipo ma poi ha a quattro braccia. Bevo, grazie Yumi. Oddio mio, ma cioè, si accetta comunque, ma... va bene casa. Gli occhiali li ho fatti però. Sì, sì, chissà perché me li ha fatti. Ma dov'è che sono apparsi? E li ha fatti male. Oh, vabbè, d'accordo. Cioè, ma proprio le braccia che gli sputano. Sto male. Sto male. Andiamo avanti, ce la facciamo? Nel dubbio mi dissocio. Esatto. Ma Whis, Sitz, non c'è bisogno che metti l'Ave Maria in chat, detto sinceramente. Eh beh, ma è giusto, bisogna spredare il verbo. Tra l'altro il bello è che ha scritto, per sbaglio l'ho spammato due volte. Allora mi ha scritto, sembra che usi le mani come piedi e i piedi come mani, è vero? Però le gambe sono al petto. Ma cosa mi ricorda? Il meme di Bugs Bunny comunista, tipo... Sì, è vero. Hai presente il... come si chiama? Quell'effetto ottico dove c'è l'elefante che ha sia 6 zampe che 7 zampe? Okay, una cosa del genere. Madonna santa. Siamo solo al terzo, eh. Esatto. Ah, sto male. Abbiamo un ospite in più. Come White? Un ospite in più? Ah sì? Un ospite in più. Oh, il cagnolino. Oh. Non l'ho visto. Devi che carino. Sì, l'ho visto adesso, che carino. Oh. No, stai troppo veloce, aspetta, Quack, non li ho visti. Dormivi. No, non li ho visti nemmeno io. Quack. Ve li scorriamoli. Per me è andato il fioretto. Oh no! Oh no! E qui ci sono... La bromance finita male. Beh, era bello, il primo disegno era molto bello. Però anche quello di White è venuto bene. Anche il mio è venuto bene. Ma... visto che ho ragione che era il tuo qua. Ma... Dan, qua che è... No, ma perché questo è stato il primo che io ho dovuto fare? E non mi so... Non mi era... No, non lo so, in realtà. Non mi ero ancora accorto che il tempo diminuiva tutti i secondi. Ogni tanto. Capito? Quack. Andiamo avanti, va. Andiamo Hello White. Daddy, hello Daddy. Io non mi ricordavo come era fatto. Il panda. Questo è Oh no. Vale. Io e Eileen abbiamo fatto questo tratto, la perizia, cioè,
sbagliati. Volevo farlo bene, già che c'ero, volevo farlo bene. Vado un attimo a prendermi da bere, io arrivo subito. Vadi, vadi. E poi qua che happens? Il mio sembra un Pokémon. Ma però è vero, tipo, io e Ryan, tipo, abbiamo fatto con una cura, mm-hmm, una precisione, una riga. Tra l'altro Vale è l'unica che è riuscita a cancellare, non si è capito come abbia fatto. Perché, boh, ma poi c'è la gomma. Ah, è ricrasciata, ah, lì, è vero. Sì, sono grasciata lì. Che peccato. È accurato, era molto accurato. Si sta è un orso assassino che si camuffa da panda. Uno Snorlax. Cioè, ma povero panda, ma com'è successo poi? Uno Snorlax. Ma sembra... No, sembra... Teddy Bear. Come si chiama quel Pokémon? Ah, sì, ho capito. Teddy Ursa. Teddy Ursa. Teddy Bear. Adesso bevo io, adesso bevo. Ursaring, insomma, uno dei due. Quello prima. Ok, Teddy Ursa. Siete pronti per sentire l'asmr dell'acqua? Oh, sì. Ma neanche Teddy Ursa. C'era una... Sì, Teddy Ursa, ma mi ricordavo ce ne fosse una. Spinda, prova a cercare Spinda. Vedrai lui. Perché aveva un occhio di... È lui, lui. È Spinda. Ragazzi, questa ve la devo dire. Allora. Vai. E oggi non sono andata al mare. Perché? E avevo... Perché? Aspetta, ricomincia, scusami. Vai. Oggi sono andata al mare. Avevo un cerotto sulla vescica e sul piede. Adesso praticamente c'ho il segno del cerotto e il piede è l'unica parte che ha preso il sole. C'ho il segno del cerotto. No! Rimarrà per sempre. Il pacino. No! Rimarrà per sempre. Teddy Ursa. Dora l'esploratrice. Uno dei best meme della community Pokémon, il Teddy Ursa. È bellissimo. Io la rifarei questa, ragazzi, bellissimo. Ma sì, dai. È stato veramente... Devo decidere cosa disegnare, aiuto. Una delle cose che mi ha fatto più ridere... Ho pianto prima, mi rimetto gli occhiali. Cosa disegno? Fammi pensare. No. Ok, si vede. Mi sentite adesso? Sì. Sì. È sparito? Mi è crashato il PC per un attimo. No! Mi è crashato il PC, la live è scoppiata. No! Mi è scoppiata, non sta più andando stream, no, OBS, cosa. Ah, cavolo. Quindi non ci sei neanche in partita adesso? No, ci sono in partita, è scoppiato il PC, non... Ma ci fermiamo, se non ce la fai disegnare? No, non ce la faccio, perché... Allora aspetta. Se ci fermiamo. E come si fa qua per fermarsi? Vabbè, mettete pronto, così finisce il tempo subito. Rainer è morto, facciamo... il PC, sì, ho letto. O piove, o chiudo, non mettere l'acqua dentro. E allora fermiamoci un secondo. Stavo disegnando Harry Potter. No, ma che altro F4? Che poi bisogna rimandare gli inviti, sennò... Io stavo facendo... Bravissimo, chi è questo? Vabbè, io, raga, a questo punto lo faccio a cazzo e facciamo scorrere il tempo, giusto? Sì, infatti, mettiamo pronto. È proprio esploso OBS. Insomma, mentre lui cerca di sistemare... Buonanotte, Lorem, grazie mille per essere passato per la compagnia. Buonanotte. Vi ricordo di passare anche sui canali di Rainel. Anche se gli crasha il computer. Sui canali di... ma perché siamo in tanti. Nemosine, Justelin e White Soul Art l'ha già fatto Yumi. Bravo. No, lo devo fare io, perdono. Prova, non va.
Poi il sole. Eccolo là. Vai. Passate, passate, passate e donate, donate, donate. Ma se volete. Se volete. Ok, dovrei essere tornato in live, signore. Perché sono ridi, Vale? Niente, mi fai ridere. Faccio ridere, sono un tipo, simpatico. È bello perché Vale ride con gli occhi e basta. È bello perché Vale ride solo con gli occhi. No, o era al contrario, com'era Vale? Non mi ricordo. Che sì, con la... solo con gli occhi. E con la bocca occhi. Invece è serissima. No, forse era al contrario, non mi ricordo. Vai. Prossimo passo mod, addirittura Yumi. Ma dobbiamo conoscerci un po' meglio prima. Ma bravi. Almeno offrigli una birra prima. Beh, infatti, almeno offrimi una birra prima. O io a lui, a lei, a Yumi. Ma quindi toscani chi siamo? Io me. L'altro. Io me e poi... Basta. Vale, prima Vale sta in Sudafrica. No, non mi ricordo. Comunque lì vicino. Vicino? Sì, siamo Sicilia. Tornati, ottimo. Sì, scusate sì. Ragazzi per il crash, ma non ho potuto farci. Signore e signori, buonasera! E l'altra non la so, l'altra non lo so. Loro. Cosa loro, Yumi? Reiner, ce l'abbiamo? Sì, ci siamo. Stasera la gran serata dei problemi, Reiner? Eh? Se lo lasci dire. Ma che colpa mia, io sono andato tutta alla perfezione. Secondo me il problema... Com'è il problema? È che lei ha messo la striscia viola a lato. Sì. E quindi... Prossimo mod a Lore? Forse sì, vero. Se si comporta bene. Yumi imbalzutissimo intanto. Signore e signori, buona sega! Insomma, che, che cosa avete fatto oggi? Raccontate. A chi chiedi? Noi qua, a tutti voi. Non a te, Reiner, perché so che hai smattato tutto il giorno. Ma che da voi qua? Vabbè, ma non è che se tu lo sai, allora. Racconta anche tu. Ho smattato al lavoro con la gente che vuole entrare senza il biglietto perché non so perché. Ma arrivano e fanno, ma il biglietto lo posso fare dopo. Prima entro visita e poi faccio il biglietto. Ma... e se non mi piace lo pago meno? Si capisce, non ho capito. Crake, bentornato. Un vecchio mi ha scavalcato le transenne al lavoro. Velocissima, Vala. Beh, come ha fatto? Scavalcato le non lo so. A un certo punto me lo sono visto passare fortissimo. No. Andare verso gli affreschi. Cosa ha fatto, scusami? Un vecchio ha scavalcato le transenne, tipo non dove ero io di guardia, da un'altra parte. Ma così è convintissimo a fiamma. Al che sono andata incontro, gli dicevo, cosa stai facendo? E questo ha cercato di imboscarsi nel museo. Allora, what? Tipo, ok, lo riesco a richiamare e faccio l'entrata è di là, dalla serie, mi serve il biglietto. Ah, ma non lo posso fare dopo. No. Ma bravissimo. Ah, no. Comunque, le transenne ci sarebbero per un motivo. E questo con una nonchalance incredibile si gira e mi fa. Ma io non le avevo mica viste. Le scavalcate! Come non è possibile? Che tu non le abbia viste. No, ma le ha scavalcate perché non le ha viste. Perché l'ho capito. Fortissimo. A tutta randa il vecchio. Una cosa allucinante. Non so. E quindi niente, tutti questi grandi ingegni al lavoro. Non vorrei dire senza Green Pass. No, non vorrei dire, ma questo è il primo caso in cui l'ultimo disegno è più bello del primo. È vero. Comunque non mi spiego come abbia fatto quel vecchietto, vabbè, è magico. No, ma i vecchi hanno una volontà di ferro. Le super chicche. Le super chicche. Molli sono degli occhi. Che belle le super chicche. Ho reso l'idea. Hai reso l'idea, come sì. Come vuoto. Perché non ho disegnato niente io. Subito. Ma Elin, come hai fatto a capire cosa dovevi fare se non ho fatto niente io? Ho visto quello sopra. Ma solo io non ho partecipato, scusatemi. Che aspettavo... Io, già che c'ero, l'ho fatto. E aspettavo Reiner col televisore distrutto, l'ho capito. Bello di Reiner questo. No, io l'ho fatto, già che c'era. Un ciglio.
No, quello rappresenta il taglio sul display. Sì, di Fontana. La sofferenza. No, non Fontana, però... Boh, non lo so, Bitcoin, se preferisci. No, il cuoricino. Fire, grazie per il follow. Benvenuto, benvenuto. Benvenuto. Allora, passate anche sugli altri canali, mi raccomando. Infatti, passate anche sugli altri canali. Tutti tranne quelli di Rainer. Il capezzolo bianco. Le tettine. Ma... vuoto, perché non ho partecipato, io aspettavo voi. Ma Rainer, mi è scoppiato il PC, non funziona sì, niente, devo rientrare. Poi non funzionava, era il PC che non funzionava. Allora rifacciamolo, scusatemi. Ancora uno ce n'è. Non posso fare. Non ho fatto niente. Questa è una farfallena. Super carina, super carina. Qui sono due stivali uniti da un chiodo. Una bellissima farfalla. Con l'occhio di fuori. Vuoto. Adesso la rifacciamo seri. Sì, ma scusatemi signore. Ci siamo adesso, si può fare seria? Sì, ci siamo. La potevo fare, la potevo fare. Andiamo. Mi devo concentrare io, sennò... Allora. Cosa ti segno? Disegnare. Io lo so. Concentrazione in questo momento arriva a livelli sì, anche perché inenarrabili. No, sono fiero di me stesso. Stiamo con le zanzare, non lo so. Come? C'è una zanzara che mi sta dando fastidio. Sapete quando tiro le scatole che devono proprio venire vicino all'orecchio e importunarti? Eh beh, certo, si fanno sentire. Sì. Che se gli sei di... Capisco. Sì. Comunque, ragazzi, è un problema se stacco a mezzanotte e mezza. No, no. No. Tanto non penso non che noi si faccia che... più tardi di mezzanotte e mezza. No, infatti. No, perché per evitare di far casino, perché i miei tra poco vanno a dormire. Ma figurati. Oh, tranquilla, tranquilla. Ho disegnato quello che dovevo disegnare. Aspetta, mi sentono dalla cucina. Come? Mi sentono dalla cucina. Quanto silenzio. Perché siamo grazie mille, Antinaddi 10 per il follow. Siamo iper concentrati in questa cosa. Aspetta, Krake, adesso leggo, che qua... devo sfruttare tutto il tempo a disposizione. Grazie mille, Dafizer 3000 per il follow. No. Ma perché a me non funziona mai niente? Grazie mille, Lavabo di Twitch per il follow. Lavabo di Twitch. Il nome è molto creativo. Molto poco convinto. 4 follow di seguito mi fa puzzare qualcosa. Bottini? C'è anche il quinto, tolgo l'allert. No? Ok, grazie mille Marchi Cracchi per il follow. Siamo una gang di 4 amici un po' pazzi. Ah, ok, d'accordo. No, mi stavo già preoccupando. Ah, infatti, ero già in modalità panic.
Addirittura, modalità Phalanx. Eh sì. Una gang di quattro amici un po' pazzi. Anche noi siamo una gang di cinque streamer molto, molto, molto pazzi. Decisamente fuori di testa. Io e Quack ci siamo conosciuti praticamente grazie a delle papere. Il che... è tutto dire. Che è tutto dire. È tutto dire. Con Donalda che è arrivato in chat e ha detto: boh, ma sarà è vero. Un pollino, tipo. Bellissima l'emote di Paimon. Che? Davvero? No! Sì, io sono pronto. Strabella. Sono pronto. Anzi, sono pronto per il cazzo. Può fare un altro SO a chi? Una shoutout a chi, Krake? Dopo fare una partita a segreto vi divertirete, ok. L'ho fatto troppo. Servono più fiamme, hai ragione Mirmo. Sbagliato. Hai ragione Mirmo. Fiamme, cosa stai disegnando? No, hai ragione Mirmo. Mirmo ha sempre ragione. Il buon Mirmo è il mio ragazzo. Davvero? Mirmo numero uno? Sì. Ma allora Mirmo ne sa, Mirmo ne sa. Mirmo ne sa allora se servono fiamme. Cosa vuol dire sta cosa? Grazie Kazan per il remind. Perché signori, questi sono gli altri streamer con cui siamo in live in questo momento e andate a lasciargli un piccolo follow che se lo meritano. Ah, no, adesso devo disegnare. Merda, non possiamo distrarci adesso perché c'è poco tempo. Oh, sa che il tuo disegno. Ti piace? Come lo faccio? Oddio. Aiuto. Ma voi le sapete fare le prospettive? È una cosa incredibile. Siamo ma tu che lavori nei musei dovresti. Sì, ma mica li faccio io i quadri che ci sono te. Questo non mi ricordo se era fatto così oppure no. No, il lag è incredibile. No, anche a me ha laggato male. Ma io ho fatto una piattella, ma che ho fatto? Ma che è? Vabbè, non so. Va bene così, dai, sì. Ma io lo rifaccio così perché non mi ricordo. Ma quante articolazioni c'hanno le persone? Non ne hanno tre, ne hanno due. Shout out a chi? Quando schiaccio un link mi dice di fare un aggiornamento Twitch? Grazie mille di Tail, grazie mille, grazie mille. Non serve più ai 4. Ma così divento tutto rosso. Buonanotte, Krake, grazie mille. Domani non ci sono io, magari c'è Eileen, non lo so. Eileen è tuo, Krake, no? Krake 9? No. Di Reine? È di White. Ah, di White. Allora, ciao Krake, grazie mille per il follow comunque. Oddio, che cosa. Buonanotte. Come lo disegno? La soluzione è semplice. Questo è easy. Fiamme. Questo è easy. Forse voleva dire Quack. Cosa? Devo disegnarlo. Devi disegnarle le cose. Questo è molto easy. Come lo disegno? Perché non piacciono i cosi di profilo a me. Chiedo scudo, ma così l'ho trovato. Un mostro! Sono diventato un mostro! Che diamine è? Così poco tempo! Così tante cose da disegnare! Non mi ricordo se era così. Ma che cos'è? Boh. Non me lo ricordo proprio. Bellissimo! Ma questo è pazzesco. No. C'hanno altri dettagli. Vabbè, 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 vabbè. Grazie a Marcus Croccante. Benvenuto. Grazie a Marcus per il follow. Marco. Questo è mio, questo è dei miei. Questo è tuo, te lo rubo subito. Oh no. Ehi, ehi, ehi.
Passate anche dagli altri canali, ragazzi. Tutti i canali, quello di Jezlin, White Soul, Mnemosine e basta. Non se n'è accorto, mi sa che non se n'è accorto. Una storia incredibile, ci siamo incontrati. Una storia incredibile? È la Peppa, Mr. Pride, non manca solo lei. Pardon, Elin. È vero. Vai. Ci siamo incontrati alla nostra laurea triennale a Venezia. E abbiamo cominciato a ragionare così a caso. E poi sono partite scommesse. Ho detto, vabbè, se fai questo ti offro uno spritz, no? Così a bischero. E poi praticamente non ci siamo più ritrovati. E ci siamo ritrovati su Twitch. Totalmente a caso dopo esserci cercati per tutta la incredibile. Parte. Incredibile. E ci siamo tra l'altro ritrovati a laurearci insieme di nuovo in magistrale. Così, totalmente a caso. Assurdo. È stata assurda questa cosa. Assurdissimo. È stata veramente assurdissima. Kishi, grazie, buonasera. Sì, sono loro e grazie ai Pizza Lads per il ride. Per il ride. Pizza Lads. Guarda com'è contenta Vale, guardala. Agli occhi arrabbiatissimi, hai visto? Sì. Siete pronti? Furia. Come state, ragazzi? Sono pronto. Andiamo. Sono nato ieri. Eseguiamolo allora. Allora, non riesco più a parlare. Questa roba non mi è arrivata mai. Questo è Ray nell'arrabbiatissimo. Ray-san. Una storia un po' quacksurda. Non è arrivato niente, non è arrivato. È il momento croccante, sì. Vediamo Elin. Ray-san. Ma scusate, io mi sono impegnato come un demonio per c'era anche Mr. Pacco da una parte. L'ho visto Mr. Pacco, aspetti che lo riguardo. No. Il cielo stellato nella finestra, il Lenovo che si è rotto. Comunque, sembrava Lenovo la bandiera neozelandese. Sono maledetti, I Lenovo? Sono sì. Maledetti. Ma io non ho un Lenovo. Sono i Levecchi. Infatti. Sono 9 anni. Ma guarda come ho fatto bene Reynel, dai, arrabbiatissimo, indemoniato. In effetti ero così. Nessuno mi ha visto, ma ero così. Ero strafiero di me. Super fiero di me. Bellissimo. Ma sei Mr. Prido? Eh sì. Mr. Ma Pacco. Ma non puoi salutarmi, è andato nella... Ma no. È lì accanto a te, è alla tua destra. No, ma c'è nella tua live, Mr. Prido. Sì. Coincidenze? Io non credo. E quello è il problema. Pensa che prima mi chiamavo diversamente. Che era Dale come mi chiamavo prima. Ha chiesto Marcus di chiederti... Ma a parte che io non l'ho capita benissimo sta storia, perché ero super mega distratto, ovviamente. Deficit dell'attenzione. Sì. Oddio, avevi un nome stupidissimo perché avevate cambiato tutti quegli altri. Com'era Marco? Aiutami. Avevo un nome veramente idiota. Mr. Pacco. Marco Bella Fregna, un nome del genere. Una cosa terrificante. L'avevano fatto tutti insieme per giocare a Mario Kart, una cosa del genere. E poi si sono ricordati che per 60 giorni se lo dovevano tenere. Ma perché anche lui streama? Non ho capito questa cosa qua. No, erano quanti ragazzi, penso in streaming da altri ragazzi, da Dark Andros, così, a giocare tutti insieme. E tipo, l'hanno cambiato tutti così a bischero. E poi però per 60 giorni te lo devi tenere. E quindi sì. È stato Marcus Bellafegna per 60 giorni così, da vergognare così su streaming. Te fai conto che io nei primi periodi entrò uno in live da me, con nel nome una bestemmia. E praticamente ogni volta che scriveva qualcosa veniva sospeso per un minuto. Perché ho messo il bot che riconosce anche le bestemmie nei nomi. E quindi sì. E questo non riusciva a scrivere. Poi mi ha fatto anche la sub. Però non riusciva a scrivere. Non poteva scrivere, l'unico modo per farsi notare era fare la sub. Ma come ti bullizzano, Prido? Perché ti bullizzano in chat di Quack? Ma dove ti bullizziamo? Sei Mr. Pacco e via, cioè non è che c'è poco da dire. Mi ha eliminato il link perché ha preso Mr. Pacco come... col punto, come cosa, come link. No, a me è comparso la scritta Mr. Pacco. Perché non stai entrando? Perché è un pacco. L'abbiamo mandato da te, ho notato Yumi. Ma Mr. Pacco, perché sta ancora paccando se lei c'è? Ma infatti, venga. Che noi un'altra mezz'ora la facciamo, se lei viene. Intanto proseguiamo mentre aspettiamo Mr. Pacco. Certo. Mr. Tardo. Ma povero. Oh no. Io l'ho fatto diverso, Vale. Ho fatto felice.
Sembra che si spari. E io ho finito. Mi è arrivato questo, mi sa. Che carini, però. Carino. Con sempre meno braccia. Che comunque White ha messo un ordine, cioè sono sì, parallele le linee. Sì, sì. Ho fatto cose. È diventato Bart Simpson alla fine. Veresti mentiroso, Mr. Prido. Marcus ha scritto: no, eravamo da Andros e tipo era arrivato un utente che aveva tipo Princess nel nome. Stavamo parlando delle streamer hot. E Andros per scherzare aveva detto: eh sì, perché le streamer che si chiamano Hot Princess nel nome che vogliono giocare ai videogiochi. Sarò onesto, non ho capito niente. Ti dirò, guido meglio d'ubriaco. Ah no, aspetta. Una lacrima strappa storie. Sì. Sempre più felice più il tempo passa, si dimentica del suo atroce destino con il pomodoro. Sì, alla fine è tipo felice e beato. Esatto. Madonna. Che robe. Vale, sei stanca? Un pochino. No, non dire così, mi sento in colpa che ti faccio fare. Vai, continuo, continuo. Arrabbiata, arrabbiatissima. Ah sì, giusto. Ma questo è il disegno che ho fatto io all'inizio. Ma come? quello di prima. No. La forma dell'acqua è tipo Icarus. La forma dell'acqua. Però siamo rimasti lì. Mi orgoglio. Ma al contrario. Sì, vabbè, ma almeno potevi mettere la censura qua. Che vergogna. No, ma sono tre ombelichi. Altri stomaci. Vabbè, tre madri diverse, quindi. Sì. Che mi stai dicendo? Comunque il primo sembra quello che ho fatto io che teneva il cannone. Il primo? No, una partita fa. Dove c'era Batman all'inizio. Okay. Batman. Io l'ho fatto con lo sparacoriandoli. Esatto. E io ho fatto il mostro sgorbioso. Che roba. No, Marcus, l'alzi la media dei disegni. Ma che bello. Sì, io non me lo ricordo questo. Accontentarmi. Manca un braccio, ma non importa. Tra l'altro sparava un occhio. Una parentesi grafa. No, è diventato un legnetto. Non sapevo come fare il braccio. Ma che bello. È diventato un esorcista. Con il casco della scherma. Questa live. Un sci di cavi. Esci da questa live. No, questa la voglio come screensaver, tipo. L'ultima? Sì, ti prego. Quanta bellezza. Bellissimo. Cos'è? Non lo so, però è molto eterea come cosa, mi piace un sacco. Very fast. Very fast bacio etereo. Sì. E vabbè, poi. Dai, Prido. Questo è stato bravissimo io, Questo era molto benissimo. Ecco com'è il rocchetto. Il rocchetto? Il rocchetto. Cos'è il rocchetto? Ma come, cos'è il rocchetto? È quello. Cioè, ah, il rocchetto è il portafilo? Veramente. Non lo so io. Quale è stata bravissima. Ma non l'hai fatto uscire di là? Sembra un... Cosa? È fastidiosissimo che non ho ancora centrato. Non ce l'ho fatto centrare il buco. Non è riuscito a metterlo, io mi dissocio. Mi dissocio. Potrebbe essere un problema. Mi dissocio fortissimo. Vabbè, dai. No, Prido, vieni da me. Ti aggiungo io. Allora, aspettiamo Prido e poi mi sa che facciamo l'ultima, dipende quanto tempo ci vuole. Vai, dai. Facciamo sempre questa, delirio totale. Intanto, Eileen, mi racconti di nuovo più short quello che è successo con Marcus? Cioè, vi siete incontrati all'università di persona e facevate scommesse? La laurea. Ok. Le bische clandestine. Okay. No, praticamente perché la laurea da noi a triennale a Venezia non la fanno con la discussione. Fanno tipo una mega cerimonia tutti insieme. E il festino. Ci siamo trovati accanto.
tipo, siamo trovati accanto perché abbiamo il cognome iniziato tutto per Z. E Ok. ci siamo trovati così accanto. Abbiamo cominciato a parlare. Abbiamo scoperto di essere due nerd al tracollo. Quindi, dalla serie, abbiamo cominciato a chiacchierare. Che abbiamo iniziato a parlare una cosa e l'altra. Dai, ma poi ci si rivede, ti offro uno spritz, una cosa così. E poi non l'ho più ritrovato. Non ci siamo più ritrovati in università perché facevamo facoltà diverse. E poi, totalmente a caso, abbiamo cominciato a parlare su uno streaming di Twitch e hanno cominciato a venire fuori, no, le coincidenze. Ah, ma quindi anche tu a Venezia hai studiato? Ah, sì, Ah, e anch'io, eravate anch'io. voi? Incredibile, Eravamo incredibile. noi. Io ho detto, Capitale. ma scusami, poi ho visto che aveva No, anche c'è il un cognome per problema. Z. Ho Eccolo, detto, Rain. ma quindi Un sei. attimo. È lui, è lui, è lui. Ho E capito, niente, Rain. qui ci siamo ritrovati. E poi ci siamo laureati insieme in magistrale anche. Ah, tu pensa. Sì, Invece io ti vero. racconto che Mr. Pacco che sta arrivando adesso, l'ho conosciuto una volta dal vivo a Livorno, perché anche lui è di Livorno, e basta. Ma perché era il fidanzato di una mia amica. Ma l'ho incrociato una volta e basta. E poi niente, grazie a Twitch abbiamo fatto amicizia e adesso usciamo No, non devi insieme. andare su Discord, Prido. Però prima di Twitch non... Che coincidenze incredibili, Marcus. E invece tu, Vale, come l'hai conosciuto, Marcus? Chi è Marcus? Ecco. Ciao Sorcini, buonasera, come stai? Ciao. Sorcini? Sì. Sorcini da dove arriva? Ah, Da me. ok. Bacini Sorcini a Tutto te, Sorcini. Vai su Telegram, entra Come Eileen, in scusami? Ninja. Ma Entra in tu Ninja, Praido. conosci il reverendo? Il Reverendo reverendo? Funkian? Sì, ma perché lui fa teatro, no? Sì, Lo fa fa teatro. dove l'ho fatto io. Quindi è nel gruppo di quelli che frequento di teatro che fanno i corsi adesso. Perché ogni tanto vado a dare una Adesso. mano. Ok. Siamo diventati anche noi amici. Devo spedire dei libri di teatro che ho qua in cambio di alcuni videogiochi. Facciamo questo scambio Ma in cui io glieli incredibile. spedisco. E Incredibile. niente. Anche io ho cominciato a chiacchierare perché Oh anche io mio lavoro in Dio, teatro. quanta Quindi. gente. È Hai Prido! visto? Bevo Yumi. Mister Pacco, ce l'abbiamo! Prido! Ci sono, buonasera a Salve! tutti, salve. Buonasera. Buon Come mai con sonno. questa voce un po' rotta dall'alcol? No, non è dall'alcol, è che ho mangiato probabilmente una quantità pari al tuo intero corpo e sto per straboccare. Non mangiavo così tanto da una vita, quindi. Cioè, qua non si vede, ma ho un volume che tipo procede in questa direzione, quasi No, finita questa un attimo. parte. Aspetta, Pride, Sta aspetta. facendo dei sospiri che sono pesantissimi, Mister Pride. Mister Mangio. Fuente. Ok, Mister puoi parlare, Mangio. Prido. Puoi parlare, Parla. Prido. Salve a tutti, buonasera, sono Mister Pacco, Mister Prido, sono arrivato in ritardo, quindi sono anche Mister Tardo stasera. E niente, No, se dica giochiamo, così. ragazzi. Tipo lo conosci Che Ted, sì. palle di Tipo... nuovo. Che hai fatto, Rainer? Crashato tutto. Sì. Tanto No, casino. non è che crasha, è che purtroppo se mi si chiude lo schermo Non lo chiuda? non va il. Non è. Devo cliccare, devo Drastico ma cliccare. efficace. L'accumula Ok, soprannome. funziona. Ok. Non lo chiuda, faccio Mi stanno sistemando come la il cam di TikToker, quello più Prido. famoso del mondo, quello che fa. Ma che cosa strana avere Ninja con così tante facce dentro? Hai Sono abituato a visto? vedere solo te, o meglio Ok. te. Le tre, insomma. Prido, Bello. sei in live con me. Sono in live con te, wow, Eh sì. incredibile. Salve, buonasera a tutti, Sì. pubblico di Ren. Un bacio Mister gigantesco. Prido, ti presento Alessia e Valeria. Aspettate, È già no, fatto, vale, ne siamo tutti l'ordine com'è? uguali. Perché io... Allora... L'ordine è Valeria, Alessia. Alessia. Alzate le mani Alessia, perché io vi Valeria? tengo croppate in immagine. Alza Ok, le mani tutte le Alessia va Valeria. bene, ma Valeria per esclusione. Valeria che ha No, alzato la Valeria sono mano. io in realtà. Valeria ha alzato la mano mentre ce l'avevano ancora alzata Alessia, quindi ha confuso tantissimo. Siamo tornati Facciamo a finta di niente. scuola, facciamo gli appelli. Ottimo. Prido c'è. Vabbè, Tutto ci a sono. posto. E il link per Prido c'è. giocare a coso? Il A link. Pippo Max Player. Sgancia i money e te lo diamo. Stai buono, stai. Oh, ma guarda che è Lei cattivissimo. è lei che deve restituire i soldi ancora, che le hanno Ah donato sì, quella storia là. 150 euro e le hanno chiesto di Di donarli indietro. averli back. Ma si vergogni che Ma ruba i no. soldi? Ma come si permette? Eccolo, Ma da Mister quale link? Pacco. Ultimo. Attentissimo. Oh, eccolo là. Andiamo di Come replica? No, funziona? Non so come funziona.
Oppure mi avevano proposto. Mi ha fatto morire dal ridere. Che è vero. Andiamo di replica. Andiamo di replica. No, sono già abituato a parlare di replica. Perché Mr. Pyro lancia sempre le repliche. Come ho cominciato a fare, no, io, Vale. No, qua bisogna spiegare le cose. Io ho iniziato, ti ho introdotto al concetto delle repliche. Te ne sei impadronito. Eh beh, certo. Adesso fai peggio di me. Non è vero. Ascoltatemi. Chiunque sega. Chiunque segua, cosa? Chiunque. Ma vergognati. Vergogna. Sega, quack. E segua. Ma basta. Segreto. Segreto di Stato. Comunque, chiunque può vedere che se fissa una tua replica aperta, fissa. Qualsiasi orario della giornata. Sì, è vero. Qualche volta vado per fare ride e dico, ma c'è qualche online? No, è una replica. Ma non siete contenti di vedere il mio faccione H24? Qua si stanno picchiando per dirti di sì, eh? Sì, l'ho visto. No, erano tutti un po' timidi. Fantastica. La faccia di Pride è stata fantastica. Non l'ho vista. Non l'ho vista perché non ce l'avevo sotto gli occhi. La rifalla? No. White for era questa? Non lo so. Un attimo. Allora, poi... no, vabbè, a parte gli scherzi, ma perché a voi non vi piacciono che metto le repliche? Sì, sono carine, dai. Sì. Queste risate soffocate di qua che mi fanno strappare. Non le metterò più, ho già capito, via. È colpa tua. Tu l'hai messo solo per farmi odiare dagli altri, mi hai insegnato questa cosa. In realtà è tutto quanto un procedimento per farti odiare e crescere più velocemente di te, anche se ho meno della metà del tuo pubblico e del tuo spectro, ma vabbè. Invidioso. Ah, ma è normale? Okay. No, è modalità segreta. Cos'è la modalità segreta? Non lo so. Me l'hanno consigliata, allora la faccio. Cos'è? Non ho idea. Si disegna al buio. Non pizza! So le parole sono giuste. Com'è gente sotto casa? Stai attento, eh. Gente sotto casa? Ha detto che secchiata c'è gente sotto casa. Secchiata d'acqua fredda e via. Funziona sempre. Segniamo al buio. Devo spegnere la luce? Come faccio? Occhio che il nero non è nero lo sfondo. Quindi dovete disegnare in nero, non in bianco. Mi raccomando. Ah. Perché non potete vedere cosa disegnate. No, ma è bruttissima sta cosa. È buona? Oddio. Mi sento più scemo del solito. Già non mi riesce a farlo col foglio bianco. Qua c'è gente skillata sicuramente. Vabbè, anche lei è abbastanza skillata. Che non ho il mouse. Però ci sono le ragazze col mouse verticale. Io. No, c'è Pride. No, sì, Pride. Allora, non ti confondere. Le nonne che iniziano a dire tutti i nomi, sì. Prima di arrivare al nipote giusto. C'è Quack che ha tipo il mouse verticale. Questa cosa e io non so più che disegno ho fatto. Io metto pronto perché onde evitare di fare cose che fanno più schifo del. No, ma manca un pezzo. E come hai fatto a vedere? Un sacco di dettagli. Non ho idea di cosa abbia disegnato. Sarò grazie, Yumi. Era bruttissimo. Mio Dio. Yumi ti ricorda di bere. Va bene. E io bevo. Io sono pronto. Questo giochino mi ricorda molto quello che facevo quando ero tipo alle superiori, alle medie. Cioè, chiudevo l'occhio e provavo a disegnare sul diario. Tipo, provavi a disegnare una faccia sul diario e poi vedevi che gli occhi gli venivano qua, il naso gli veniva sulla fronte. Ma come adesso c'è quel... quella moda su TikTok è di fare la musica, cioè la musica strana, il video che trema tutto e loro fanno la faccina e viene storta. Non lo so questo. Ah sì, ok, ho capito. Ma chi è che sta ancora disegnando? Sì, ho presente. Non lo so, per me è Rain. Cosa? Stai ancora disegnando? No, io ho smesso di disegnare da un po'. Ma è bellissimo. Cos'è questa cosa? Ho letto, Aileen, hai letto. Qualcuno si è dimenticato di non disegnare in bianco. Boh, sì. Oh mio Dio. No, mi spiace che tua madre ti chiami ogni tanto col nome dei cani, no? Ciao, Salvan.
Ciao Salva, buonasera. Purtroppo no, stiamo giocando soltanto in streamer. La prossima volta. Ma chi è che ha scritto sta cagata qua? Mi sento privilegiato. Già, perché tu non sei uno streamer. Ma non so cosa voglia dire. Vabbè, ah, sì, perché non sono uno streamer già. Ma sto scherzando. Ma lei è Mr. Pacco. Eppure sono qua. Settimana scorsa. Bravo, grazie Renan, diglielo vai. Ma non c'era nessun altro settimana scorsa. Ma se c'eravamo io e Pride invece. Vabbè, voi due. Adesso siamo in sei. La gang del bosco proprio qua. E così nacque la gang del bosco davvero. In realtà non ci chiamiamo gang del bosco. Ma quanto è bello essere tutti qua insieme, ragazzi. È bellissimo. È vero, passa bene il tempo. È di una tristezza incredibile. Ma scherzo, scherzo. No. Non ho ancora disegnato nulla. Quale frase è di te? È un po' disidratato il signor Pacco, sì. Chissà cosa avrò scritto. Ha scritto Yumi. Signor Pacco, beva. Devi bere. Bisogna bere. Tutti dobbiamo bere. Vai, forza. Va bene, ora bevo, ora bevo. Arriva da Reiner. Ah, ok. Tutti insieme. Tutti insieme, aspetta! Veramente, e come al solito Mr. Pacco arriva per ultimo. Bravo, Mr. Pacco. Mr. Tardo. C'è stato l'ultimo a bere. Eileen, ma con la bottiglia così, ma non si può vedere. Ma è rimasto. Io porto qua, nuove regole, in che senso la io? La borraccia l'ho cosata, l'ho finita. Seccata al lavoro. Una bella tazza, no? Una bella. Ma chi manca? Una bella storia. Ho la tazzina con Cubon, aspetta. Oh, che roba. Quella è. Vivo da qua. Cosa mi è arrivato? Tra voi c'è qualcuno che disegna bene. Qualcuno che disegna bene ha anche orientamento al buio. Io credo di non avere orientamento. Non ce l'ho neanche quando vedo, quindi sì. Mi sa che è finita comunque. Ricordate il signor Pacco di bere, beviamo tutti. Se... un altro. Siamo un altro sei ancora? Adesso, ah già, siamo in 6. Adesso hai siamo in 6. Hai ragione. Allora. Sì, vabbè. Come lo disegno questo? Coi piedi, penso, perché. Pronto. Tutte le altre cose. Mamma mia, ho mangiato un antipasto incredibile. Me lo sento tornare su, ragazzi. Secondo voi si può mostrare su Twitch uno che vomita? È lecito? No, direi di no. Legittimo. Perché? Perché se sei in una hot tub, sì. Ehi, Idris, come stai? Buonasera! Bacini. Grazie mille, Love Gamer, per il raid. Benvenuti, ragazzi. Chi è arrivato? Mi saluto anch'io. Fa riverissimo vedere come Quack passi da una cosa, da una totale stronzata della serie. Puoi vomitare nelle hot tub a salutare la gente che arriva e a ridimensionarsi con una velocità impressionante. Ridimensionarsi in che senso? DJ Gino. No, è un'offesa? Hai detto. No. Non mi offendere davanti alle persone. Ha la coda di paglia, lei. Io ho la coda di paglia? Ma no, ce l'adoro. Tutto bene? Stiamo giocando a Gartic Phone, lo conosci, Edris? Questa è la versione in cui non vediamo quel che disegniamo, nemmeno quello che scriviamo, infatti è un delirio. Cioè già facevamo già schifo prima, ora facciamo ancora più schifo. Esatto. Ripetimi le regole, scusa, cosa hai detto? Scusami, Quack, non vediamo quel che disegniamo e non scriviamo quel che vediamo. Ah no, perché la vedo con una velocità. Non sappiamo niente. Non vediamo quel che scriviamo. Non vediamo quel che disegniamo. Non vediamo quel che scriviamo. Non mi ricordo cosa ho detto. Ma chi sta ancora disegnando? Se lo beh, carino, Edris. Non vedi più, diventi cieco. Non vedi più niente. Tra l'altro, vale al doppio handicap. Perché anche gli occhi chiusi adesso. Parecchio stanca. Ma come gli occhi chiusi? No, dai, no. Non sono stanca, dai. Mercoledì dov'è in replica? Mi sembra dov'è in replica. Non mi mai sta cosa. Bravissima, Vale. È arrivato a me. Un bel bianco puro. Va benissimo. Ma hai disegnato di bianco, Vale? Lindo. 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 Un quadrato. Un quadrato. Ma... no. Bravissimo, ah no, ok, è arrivato, con calma. In ritardo, ma è arrivato. Anche il quadrato in ritardo.
sempre a giudicare. Van Gogh senza orecchio. E ci ho provato. Ok, ho già capito cos'è. Penso di aver già capito cos'è, infatti. Ma che diamine è quella cosa là? Un ramarro in faccia ad un... E il ramarro di nuovo. Rossi. Ma brava. Ma come fai? Bellissimo. Lucertola sulla faccia di una persona con capelli rossi. La stessa cosa, ma... Ah, ho fatto con il nero, ho sbagliato. Credevo di aver fatto con il rosa. Circa. Voltone cavalcate di ursa. Ma come Voltone era morto? Beh, un Pokémon, non me lo ricordo. Io ho fatto un Voltone, tipo, una saetta. Cricciato colpito da una saetta. Ma io credo di aver fatto uno schifo incredibile. Mamma mia, che uscita. Che bello. È bruttissimo. Un criceto che sta per venire colpito da un fulmine. Guarda. Nel culo, però. Fermi tutti. Quack, come cazzo hai fatto a capirlo? Cioè, perché vuoi... No, vuoi sapere perché l'ho capito? L'ho capito dal fatto che hai fatto la testa con la linea che separava la testa. E mi ha dato proprio l'impressione... E mi ha dato proprio l'impressione che fosse Amtaro. Anche io ci ho pensato subito, è vero. Giuro? Lei è proprio potente, Mr. Pride. Sì, ma cioè, non riconosco neanche i miei poteri a volte, è incredibile questa cosa. Una libreria armata di coltelli e lanciafiamme. Vabbè. Non è credo. Bellissima. No, è ma... Bellissima. Ma brava. Pezzo di carta, CPM o Imocapo. No. Pride, ho sbagliato a scrivere tutto. Il nuovo di PCM. Com'è possibile? Doveva essere lanciafiamme. Come ho fatto a scrivere così? Il nuovo di PCM. Bellissimo. Salvo, ragazzi, perché è bellissimo. Anch'io. Doveva essere lanciafiamme. Mamma mia, ragazzi. Che botta. Purtroppo non si legge solo nuovo, perché vabbè. Io avevo riscritto tutto, CPM da Cepoccioroa e S.A. da... No, problemi. Rana che legge. No. Ha usato... Sì, sembrava Antaro, comunque. Vola il libro. Rana legge un libro. Okay. No, ma... Ci guarda, siamo. Allora, te stasera qua mi devi spiegare come fa a capire quello che faccio. Perché lo fai, si capisce. Una rana che legge. Guarda, si capisce. Come? Saggissimo. Oh, oddio. I tried. Qual è il migliore della serata? Quello di prima, quello di Justin. Il nuovo di PCM. Insomma. Il nuovo di PCM. Condizionatore prende il volo con un cavallo. Ho fatto la criniera sulla coda. Cos'è un canuzzo? Cos'è un canuzzo? Oh, era re, però bisogna dire che un cane su un pallottoliere. Cinque gambe. Ma il pallottoliere White? Non sapevo cos'era. No. Ho fatto solo il cagnolino e basta. Oddio. Mamma mia. Che volete fare, ragazzi? Io posso rimanere. Oppure no? Io, se non hai niente da fare, se te... c'è da lavorare. Io domani, se... Sì, c'è... ovvio che c'è da lavorare. Però io guardo l'orario per domani perché non so più da lavoro. L'ultima volendo la faccio. Va bene, facciamo ci accogliamo l'ultima. Ce la facciamo? Dai. Alzi la mano chi vuole fare l'ultima. Facciamo l'ultima. Due mani imbrogliato. Allora. Che modalità facciamo? Pippo! Ma come stai, Pippo? Maurizio! Non ho capito niente. Che sandwich potrebbe essere? Sandwich? Sì, facciamo sandwich. Facciamo sandwich com'è? Vai, facciamo un sondaggio, Rainer, tu che sei quello bravo. Io sono quello bravo, però posso fare solo il sondaggio nel mio canale, non posso farlo anche nel tuo. E fallo a voce. Che allora, modalità allora volete? L'ho fatto io. Lo spammino. Allora, per chi vuole fare sandwich, metta l'emoji. Pippo, like, come stai? Questa qua che vedete nella chat, sia mia che in quella di qua. No, ma scusa, ma fai quale modalità volete vedere? Scusami.
Ecco, vedi, Yumi ha capito. Sandwich propone Mirmo. Pippo propone lei. Tutto bene, Pippo? Quanto tempo? Come te la passi? Che combini di livello? Che move it anymore, Maurizio. Ma hai rinnovato? Perché non è partito l'alder? A chi? In vacanza, dove sei? In Germania? Beh, bella roba la vacanza. Ci sono tanti rompighiacci comunque. Rompighiacci? Propongo. Sandwich da parte di Jack. Non esce la notifica. Prova a riavviare la live, Pippo. Ma se non ha fatto... Anche io ho problemi ogni tanto con la resub di Prime. Infatti dovrebbe esserci quella di mio padre come la sub, però non l'ha presa. No, se riavvia la live forse funziona. Scusami. No, ci sono due rompighiacci e un sandwich, Zakov. Rompighiacci, sandwich... La resub di tuo padre? In che senso la resub di tuo padre? Te non utilizzi l'account Prime di tuo padre già direttamente per avere l'account Prime? Cioè te ti fai la sub di tuo padre secondo quale ragionamento? Se papà ha fatto la sub al tuo canale. A lui piace. Grazie Pippo. Grazie Pippo. Così. No, credo che scrive... la potessi sfruttare te, capito? Cioè la volessi sfruttare te. Che scrive, che maestro. Però vabbè. Grazie per il quarto mese, Pippo. A lui piace proprio. Bacione. la cosina, che lo ringrazio poi in live, solo che non è venuta fuori questa volta. La maglietta, così. Guarda, mi ha fatto piacerissimo, Pippo, Piacerissimo, Pippo, davvero. Davvero. Piacerissimo, Pippo? Piacerissimo, Pippo. Quack. Allora che facciamo? Ehi, Quack. Abbiamo due voti per il rompighiaccio e uno per il sandwich. E io propongo film. No, scherzo. Non lo so, rompighiaccio? Gioca con una sola frase, fai delle domande e divertiti con i disegni degli altri. Ma proviamolo, vieni. Non ho idea, non ho la più pallida idea. Cosa cazzo bisogna fare? Scrivi una frase. Scrivo una frase? Non lo so! Ah, cavoli. Non lo so, io non ho idea di come funzioni. Hollow Knight subito, Pippo, così. Ma cosa vuol dire? Di saperlo disegnare questo. Cosa vuol dire? Ah, ma perché dovevi fare una domanda, praticamente. Bisogna scrivere una domanda? No, io non ho scritto una domanda. Neanche io. Tu non hai scritto una domanda, probabilmente. Qualcuno mi ha scritto di una rana. Io. L'unica che aveva capito era White. E quindi, quindi cosa facciamo? Disegniamo. Ma ho capito, disegniamo, ma... Così, è andata in vacca la questione. È diventata modalità normale? Sì. Vabbè, facciamola bischero così. O poi ricominciamo. Potremmo anche ricominciare. No, con le domande non è granché. Forse sandwich. Che facciamo? Proviamo il sandwich. Dai, prova il sandwich. Ma tu non ma puoi stavo vedere. Facendo un disegno bellissimo, dai. Vale, ma tu sei bravissima, noi lo sappiamo. No, è veramente un disegno. A parte quando hai fatto il grillo parlante, però... Sei stata sempre bravissima. Perry, l'ornitorico, che è stato un anno. L'ornitorico. Agente B. Ragazzi, ma io ho avuto un'idea geniale comunque. È già qua che è geniale assieme, mi preoccupa. No, vi spiego perché. Allora, ma cosa facciamo? Continuiamo oppure no? Boh, a sto punto. Finché la barca va, lascia lo zampino. Io l'ho fatto talmente male che... Fatti un panino, Mirmo. Ma tesori, potete leggere le regole prima di scegliere. Abbiamo letto, ma c'è scritto a fare domande. Io pensavo interagire fra di noi, non scrivendole. Abbiamo letto, ma siamo scemi. Brava. Di sé non ne facciamo White, ragazzi. Dai. Tranne White. Esatto. White. Trovati, White non sa come abbia fatto a capire. White è quella che alza la media. L'unica che ci salva. Quella che alza un po' il QI qua dentro. Sì, meno male che c'è lei. Oddio. Ah, bisogna proprio. Infatti, non sono domande, sono.
Sono proprio sì. Non capisco. Cosa? Finché la vacca va, lasciala andare, esattamente, Yumi. Proprio quello che volevo dire. Ma vabbè. Qui devo impegnarmi nel dettaglio. È fondamentale. Ma non si era capito, Yumi. Non si capisce niente. Che cosa abominevole sto disegnando. No, io ragazzi, dopo questo posso cancellarmi da Twitch, secondo me. Addirittura. Ma che non dire così. Vabbè. Sì, la sto mandando un po' in vacca effettivamente, cioè sto cercando di esprimermi al meglio, ma il mio meglio non è non è abbastanza. Manco lontanamente. Facciamo qualche dettaglio. Anatomicamente parlando, non credo che questa cosa possa essere totalmente giusta, però vabbè, dai. Facciamo finta che per un momento lo sia. Esatto. Io penso di aver fatto la cosa più anatomicamente sbagliata dell'universo in questo momento. Ti piaceva il mio disegno, Jack? Taschete. Darika, taschete. Dobbiamo bere, dobbiamo bere, ha scritto. No, c'è poco tempo per me. Soul. Mi scrocchio. Con l'acqua marcia di 120 anni fa. Ah, allora, mi scricchio anche anche il collo, va bene. La l'anima ti lascio per sempre. Cosa vuol dire questa frase qua? Io mi sto prendendo del tempo per guardare immagini che possano ricordarmi cosa devo disegnare. Ma poi finisce. Vabbè, ma preferisco arrivare in ritardo su una cosa e recuperare dopo. Bravissimo. Abbiamo notato. Te chetati. Subito. Va bene così. Guarda Marchino che inizia subito a riscattare cose. Tanto ho un sacco di punti figli qua da Quack io. Sì? Vabbè, non ho un sacco di punti da te qua, che avrò 10.000 punti da utilizzare. Ho fatto un po' di casino, mi sa. Ti fa sempre casino. Quack, ma te sei mancino? No, sono destro, perché? Perché? Tutto casino, fatto. Perché ho riscattato qualcosa. Oh no! No! Al contrario! Ma al contrario vuol dire che uso il mouse verticale girato al contrario o con la sinistra? Con la sinistra o al contrario? Credo al contrario. Ti ho bannato l'azione di disegnare con la destra. Ah, giusto, con la sinistra. Aspetta che c'ho due schermi e mi è andato... No, ragazzi, è un casino. Ma come faccio?
Tra l'altro, essendo verticale, ho tutti i tasti sull'altro lato, non li ho al centro. Beh, ormai era lì, che faccio, non la utilizzo. Ci provo. No. Qui la concentrazione proprio si palpa, si taglia a fette, senti lì. Sì, giustamente. Madonna, la tentazione di cambiare mano. Ho fatto una cosa che sembra Among Us. Among Us. There's an impostor. Among Us. Allora, di che colore sarai tu? Sì, più forte, puoi farcela. Cercherò di resistere. Sto odiando tantissimo. Non so perché il disegno che sto per fare adesso sembra Reiner. Mi è venuto in mente quando Mirma ha scritto servono più fiamme. Sta diventando un dramma. Comunque sto tryhardando per fare sta cosa qua io. Sì, io ci sto impegnando a bestia. Cioè, ormai è proprio una questione personale. Di principio. Sì. Ci ho preso il via, bisogna che arrivi fino in fondo alla questione. No, non suonate! Ci ho messo un sacco di dettagli inutili, ma va bene così. Neanche io non so bene cosa fare. Avevo tempo e l'ho impiegato a questa maniera. Che ne dici, Jack? Ti piace? Non sono a posto così. La. Ce la sto facendo. Fermate il tempo, perché? Il giorno del tentacolo, pare? Ma cosa? Ma chi è che ha avuto tutte queste idee malsane? Ma come faccio io a disegnare questa cosa qua, che non so manco come si faccia? Cerca le references. Vabbè, cerca le references. Tanto devo disegnare col sinistro. No. Subito, datemi subito la matitina fine, perché così non riesco a disegnare nulla. Con la sinistra, sì. Sono ancora con la sinistra. Aspetta, però forse se faccio così si capisce. No, non era così. Forse era così. Non mi ricordo se fosse così. Beh, noi lo facciamo così. Manca proprio di forma, madonna, che brutto. Mi fa un sacco ridere la puttanata che sto disegnando. La destra è qui, ragazzi. Sì, ma ti creiamo? No, perché magari qualcuno dice che non sono una persona di parola, perché siccome disegno benissimo. No, in che senso? No, in che senso che il tempo scade? No. Che cazzo ho appena disegnato? Aiuto. Che ansia. Ma senti la concentrazione. Siamo tra i tutti. Vediamo cosa. Se bari clip è giù di ban addirittura. È fatto così, sì. A bere con la sinistra, vabbè, tutto insieme.
No, vai, tre minuti soli, adesso basta. Quanto me l'ho fatto durare? Esatto, esatto. Ma è stata più lunga del normale o sbaglio questa, no? Penso di sì. Penso di sì. Un paguro mangia la pizza. Notte Marco, bacione. Notte Marco. Notte Marcus. Grazie mille per essere passato. E per il follow. Invece si capisce? Si è capito, si è capito. Ma bravo Praido. Ma bravo di cosa? Manca solo SpongeBob e Squiddy. Che carino. Che carinissimo. Ma è geniale. Allora, la semplicità a volte è estremamente funzionale. Noi si cerca di fare cose strampalate. Invece bastano, cioè, disegnare bene non significa disegnare necessariamente i dettagli. Crea un pollice opponibile. Il casino è saper disegnare. Vabbè, un mostro. Un mostro. Ma questa. Tanto però io ho cercato di far capire che fosse opponibile, solo che tipo come faccio a far capire. Perdonatemi, ma il disegno di White è palesemente le mani di Ed, Ed and Eddy. È vero. Bellissimo. Complimenti comunque White per la reference sul paguro. Ma il mio, vi è piaciuto il mio pollice? La pollice se la gioca col mio tantissimo. Il tuo si capisce che è una mano, il mio no. Dai. Però anche questo è carino perché ognuno dà la sua versione. Sì, è vero. Lo salame. Lo salame. Bene, cosa un ornitorinco saluta un alluce. Mamma mia. Ci arrivate con gli altri. Che carino. Ma è bellissimo. Ma quello è Quackbros. Ma quello è Quackbros. Psyduck fetish. Fetish. No, vabbè però che sta facendo? Mi sono la distanza dell'alluce. Che cos'ha sulla coda? Ma gli ornitorinchi hanno la coda. Hanno la coda tutta. Ma non sono neanche blu. Preso non pareva un pinguino il tuo. Era un pinguino carino. Questo comunque l'ho disegnato con la sinistra. Wow. Allora, la vestice è arrabbiatissima col mondo. Anche questo l'ho fatto con la sinistra. Bello. Semplice. Bellissimo. Tutti hanno fatto il mondo. Non voglio più sapere. Prima era chiaramente Perry. Sì. Quello di Valen è bello, è figo. È molto figo. Comunque sembrava Reinel il mio. Sembrava Reinel. La lavatrice Reinel. La lavatrice Reinel. Ok, questa la scarico, mi fa troppo ridere. Nuova produzione. Mamma mia. Se fossi una rana, cosa faresti? E qua. Cosa faresti? Ma... E adesso vi spiego, cadere con stile. Saltella. Ma ha quattro occhi? Sì, <capisco. ride> Che carino. Questa è morta? Allora, sta fumando. Morirei. Cosa faresti? Morirei. Ma l'avete fumando. Prima vi ho detto che a me era venuta un'idea geniale col disegno che stavo facendo. Questo. Guardate, se una rana fa la cacca, attira le mosche e poi se le mangia. Ma è geniale. Vabbè. Rei nel sistema. Vale, ma cosa disegni? Se Praido piange. E Praido piange. Oh, che bellino. Oggi sposi. Ma perché qua che vestito da donna, scusami. La piccola maschera da cavallo l'hai vista? Vai col becco. Quack, sei tu la
piace. Bellissimo. Anche questa la scarico. Bellissimo. Non sapevo come farlo. Ho detto, vabbè, facciamogli un becco. Buono. Rainer è sempre disegnato così perfettino. Hai visto? Rainer sì. Ma te che è la verità. Ispira sicurezza. Eh beh, in effetti, in effetti. Di te, la logica è quella. Hai visto questo? Sì, guarda lì che bellezza. Guardi i soldi che piovono. No, no, ci dimostri le... Piano piano. Ma dove? Ci ho lavorato per prendere. Signori, che facciamo? Mi ha detto che è regalato. Ha detto semplicemente no, che... No, non è regalato. Punto. Signori, ma guardate, si è fatta l'una. Direi... Direi che si è fatta... Puttanate. Siamo stati bravissimi. Bellissime. No, io mi sono divertito un sacco, non so voi. Anch'io. No, cioè, io penso che Batman con lo sparacoriante... È vero. Che poi è diventato un... Da ripetere, dice Mirmo. L'hai visto Batman, Pride? No, me lo sono perso. Ma mi spieghi dov'era lei? Era a mangiare fuori con la mia famiglia e altri. Sua famiglia è un altro giorno. Era Nibbiaia, per te che sei della zona, era Nibbiaia. Quindi ho capito. Mangiare, ci voleva un po' di tempo. E fare un'altra sera. La città dei Nibbi? Un'altra sera potevi fare. Sì, la città della nebbia, sì. Io abito nel quartiere della Scopaia, a West. Bene, e adesso me ne esco con questa. È vero, non sto scherzando, scherzi a parte. C'era bisogno di dirlo? Certo. Mr. Pride, lei che è arrivato adesso, Mr. Pride, ma quanto è bello tutti insieme gli streamer così? È figo, è fighissimo. È stata una bella idea o no? È stata una bella idea. Ho avuto una bella idea, sì. Ma cosa vuoi tu? Ma chi se lo permetta? Quanto è bravo a prendersi i meriti di tutti qua. No, è una cosa incredibile. Ruba, è un ladrone incredibile. Te mi devi ringraziare che se non era per me, te eri ancora lì a scaricare tutti i video su Twitch. Ricaricarli tutti, capito? Perché esiste i pubblica. Vabbè. Ma anch'io ho dato dei consigli anch'io, diciamo le cose quest'anno. Tipo... Pride non lo vedo convinto. Non lo so, non me lo ricordo, però qualcosa avrò fatto anch'io. Ah, ecco. Molte cose. Però questa faccia, signor Rainer, la vanno subito dal canale. Ti vanno subito dal canale, così, per sport. No, non lo faccio. Silenzio di tomba. Signori, io ne approfitto prima di salutare per invitare tutti a seguire su Instagram e su Telegram e a seguire tutti gli altri. Shotattino di nuovo per... cambiamo l'ordine. Mnemosine. Prima che si addormenti. Poi, Justine, mi sta odiando, Vale. No, dai. Justine? No, troppo lento. Poi, Rain. C'è una soffusa dietro, secondo me ti consiglio il fortissimo. Io che ho la lampada qui che mi sta uccidendo l'anima. Mi sto fuggendo. Anch'io ho la luce bianca davanti, il televisore acceso, sto morendo. Perché fammi vedere. Mr. Pride e White Soul. Quindi... Fatemi vedere che comunque se guardi Pride sul Telegram e vedi la mia super postazione mega galattica, che sicuramente è meglio della mia. Fa vedere. No, molto professionale la mia, vai pure a controllare. montato tutto su degli scatoloni. mica male. Comunque c'ha stile, c'ha un suo perché, tutto questo. Ha il suo perché. Ma è incredibile come riesca a non... A essere perfettamente professionale anche. Ho missato tutto, Yumi, com'è possibile? In che senso? Che no, ho shotattato tutti, ma non ho funzionato un Kaiser. Non ne va mezzo. Ma perché non va messo la chiocciola? Ah, non va messa la chiocciolina. Non ci va la chiocciola. No. Ma quanto è difficile scriverli a memoria, però, scusami. No, ma in realtà li ha presi. Però se ci clicchi... No, signor Quack. Tocca da imparare un po'. Tocca rifarli tutti. Mr. Pyro non lo spam. Da tanto me mi conoscono ormai. Ah, comunque, non me lo fai, però me lo fai lo stesso. Si vergogni. Lei è un incoerente. Porti avanti la sua campagna di odio contro di me. Ho aggiornato il titolo mettendo anche il tuo nome, Pride. Grazie, caro, un bacio. Che uomo d'onore. White Soul. Mica come Ether Quack. Io e te ci abbiamo da fare. Ma lei mi odia. E anche a Ping Pong. Prima abbiamo fatto un disegno dove c'era lei che piangeva e sembrava proprio la sua faccia di quando eravamo a Ping Pong. A Ping Pong vincite.
sono una rivincita. Un altro saluto della tartaruga, Irene. Le sfide. Cosa? Un altro saluto della tartaruga. Grazie, Yumi. Comunque, da notare che ognuno ha qualche strumento di distruzione di massa in casa per produrre suoni. Io qua dietro ho il dong che utilizzo. No. Ce lo faccio sentire? Ce lo faccio sentire? No, perché sveglio. Fatemi le orecchie. Aia. Poi arriva mamma Praida incazzatissima e mi uccide. Vabbè ragazzi, vedrete la morte laser in live con la ciabatta laser. Per il meme, per il meme. Ce l'ho fatta comunque. Lasciamo tutte le tutte. Per il memo. Va bene. Signori. È da rifare prima o poi questa sera. È da rifare, sì. Ma la rifaremo sicuramente. Senza quack. No, scherzi. Perché? Senza il leader supremo, senza... tiranno. Ma dove volete adesso andare? Adesso capisco il baffo del leader supremo. È vero, chi l'aveva disegnato quello vale? Noi siamo la scintilla che appiccherà il fuoco che distruggerà il primo ordine. Distruggerà il mondo. Va bene. Ho seguito tutti, sì, a regola sì. Anch'io ho messo... No, devo mettere White Soul, manca qualcuno. Che fuori White Soul. Devo controllare. Hai fatto 1, 2, 3, 4 shoutout. Manchi. Vabbè, ti si consiglia, ne manca uno. Ma io? Sto parlando di te, sì, sto guardando la tua 18. Ne hai fatti 4. Come ne hai fatti 4? Chi manca? Ah, no, White Soul. Ne fatto prima. Scherzavo. No, fatti tutti. Ce l'ho tutti, scherzavo. Ce l'ho tutti. Mi fa fare brutte figure, santa, guarda. Madonna santa, fammi che sto ricontrollavo. Certo. Mignolo. Dai. Ci salutiamo? Sembra di aver sbagliato uno shout out. Salutiamo. Allora, ognuno saluta col suo modo di salutare. Chi parte? Chi parte? Ne siamo. Sono tutti, Yumi, grazie. Allora, con che ordine andiamo? Dimmi te l'ordine perché io non so come siamo qui rispetto all'altro. Allora. Qua per prima, ma non lo so. Parto io, poi va Justin, poi Vale. Che ride, non so perché. Poi vanno Reine, White e Mr. Praido. Così ce lo devo dire così davanti io. Vado. Quack, quack, quack. Un cuoricione, tanti cuoricini e buonanotte a tutti. Che carino. Bello quello di Vale. Quello di Vale è molto bello. Vai, Reine. Io? Non l'hai fatto, Vale? Tocca a me? No. Non niente. Ma il tuo non è che carini? Io. Hai detto che carino, no? Ah, no, io ho detto che carino quello di adesso. Ah, credevo fosse il tuo modo di salutare. No. Me lo ricordavo diverso. No. Vai, Vale. Quindi? Non viene lei, no? Ma no. Oh, ma neanche salutare, è complicatissimo. Rain è il per ultimo, perché se c'ha problemi con la live... Ma va cagare. Vai, Vale, poi White, vabbè, poi Mr. Pride, poi Rain. Cosa dici? Bacini piccini. E poi dai il bacino, no? È così, no? Oh. E fallo bene, fallo. Vai, White. Ti auguro a tutti una buona notte, un sogni d'oro, ci vediamo nella prossima live. Mister? Uno splashino a tutti ragazzi, grazie per essere venuti qui con noi, un abbraccio caloroso, un bacio, buonanotte, ci vediamo tutti quanti alla prossima live. Vabbè, un'ora dura sì. Quanto... Faccio sempre così, ora riparto. No. Via, abbiamo finito. Buonanotte a tutti. Ma che rai. Alexa. Via, buonanotte ragazzi. Buonanotte. Spegni il sole. Signori, buonanotte a tutti. Mamma mia, che brividi. Brividi. Magia. Brividi. Magia pura. Complimenti. Grazie. Dai. Buonanotte a tutti, ragazzi, grazie mille per essere passati. Ne organizziamo un'altra da voi, da noi, da chi volete. Sì. E non c'è problema, quando volete. Difficile chiudere quando sei in 6, eh. Vabbè, dai il bone.